Buongiorno a tutti, accanto a me c'è il collega avvocato, ben più esperto di me in questioni di diritto sportivo, ma soprattutto amico e tifoso anche bianconero, Francesco Andrianopoli. Ciao Francesco. Ciao Massimo e buongiorno a tutti. Esperto invece di bilanci e tante altre cose, ci racconterà un po' su plusvalenze e altri suoi dati che ha raccolto Leonardo Dorini. Ciao a tutti, piacere di conoscere anche Francesco e Stefano. Ma altrettanto interessante sul discorso plusvalenza e su tutto, spaziando su tutto il giornalismo sportivo, le questioni riguardano lo sport, io lo conosco qui, quindi lo saluto e mi presento direttamente Stefano Salandin di Tutto Sport. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Ciao No, Leo. no, grazie a te, quindi noi ci conosciamo qui, non ci siamo ancora né parlati né Ah altro. no, infatti, con Leo Allora. anche abbiamo in ballo con Leo un incontro, ma trasciniamo, ma ce la faremo. Certo, Allora speriamo. io farei questa mozione d'ordine. Siccome dopo, tra poco, entreranno chi prima, chi dopo, entreranno Giovanni Albanese, entrerà Claudio Zuliani, entrerà Luca Monblano, andiamo un po' su notizie Juve, commentiamo Elkan e tutto. Io con voi, la prima parte, Francesco e Stefano soprattutto possono stare, mi hanno detto, una mezz'oretta. Allora, Sì, io Francesco, purtroppo devo già. nessun problema. Io quindi dividerei un po' tra voi due con qualche analisi di Stefano. Stefano, vuoi farmi tu un'introduzione e poi vado da Francesco per andare un attimo sul diritto direttamente. Stefano, vuoi farmi la tua introduzione? Ho visto i tuoi tweet di ieri sulle plusvalenze. Cosa non quadra in tutto questo? Se vuoi farmi un minuto, 30 secondi così e poi andiamo da Francesco nello Velocemente, specifico. non quadra il discorso che ci si parla di sistema Juve, perché io, ahimè, purtroppo perché sono anziano, seguo il mercato da 30 anni e il sistema plusvalenze, non è il sistema Juve. Un sistema che non è mai stato normato e ha portato al fallimento di vari club proprio per questa carenza normativa e questa impossibilità di normare. Perché non dimentichiamo che la FIGC considera le plusvalenze accettabili, non solo accettabili, ma come ricavi qualificanti al bilancio ordinario e la stessa UEFA attraverso i meccanismi del fair play facilita l'uso delle plusvalenze. Quindi la plusvalenza è davvero, come dire, un mondo globale, inesplorato, indiscutibile. Io vi faccio un esempio proprio per quando Luca Toni era in comproprietà tra la Lodigiani e il Fiorenzuola. Lodigiani, lo seguì io quella trattativa, ahimè, porca miseria. Lodigiani e Fiorenzuola litigavano perché nessuno dei due voleva pagare il riscatto, perché consideravano Luca Toni un bidone pazzesco. Luca Toni, per dire. Quindi il mondo delle plusvalenze. Poi certo che si fa le plusvalenze a specchio, ma che vuol dire? L'hanno sempre fatto. Certo che ci sono le squadre con cui sei più amico, quelle che sei meno amico. È una questione di rapporti personali e soprattutto non si può dire che è possibile qualificare il valore di un giocatore. Quindi, tant'è vero che Kinè, per arrivare a questa squalifica, ha inserito l'articolo 4 che nel primo discorso non c'era. E io scommetto, sono pronto a scommettere qua, che sul discorso plusvalenze non ci sarà nessun riferimento tecnico Alla nelle singola dice plusvalenza, al singolo scambio. motivazioni della sentenza. Allora, Io dimmi, parlo, io scusa. voglio dire, è questo che io contesto il discorso del sistema. Il sistema non esiste, è un sistema per reggere il calcio. Tra l'altro, Leo lo sa meglio di me, è l'unica leva che consente alle società di calcio, a parte qualcuna in Italia, pochissime, tra cui la Juve, che hanno capitalizzazioni vere come stadio, è l'unica leva che consente di assistemare i bilanci. Questo volevo dire. No, E è molto. questo mi indigna moltissimo. Altro discorso, il questione bilanci, io dall'inizio sostengo che lì è il vero vulnus, ma non tanto per i bilanci, perché anche lì la cosa, ma quanto per le carte non depositate. Però lì apriremo un altro fronte. È sul discorso plusvalenze che davvero io noto una. Rilevo, più che noto, rilevo una fallace narrazione. Tutto qua. Allora, l'introduzione proprio che mi aspettavo, cioè andare un po' sul sistema, perché Nietzsche dice non è la singola plusvalenza, ma la slealtà sportiva, ma è proprio quello di cui sta parlando Stefano, cioè la slealtà sportiva si fonderà verosimilmente su un sistema pianificato di utilizzo di questi sistemi, che però, di questo, scusate, di questa pratica che però non è vietata e quindi è praticamente un sistema di pratica lecita e tra l'altro fatta sempre con un'altra squadra che lo accetta e lo fa con te. Quindi, allora Francesco, io vado un secondo da te. Leonardo ovviamente
Stefano, e interagite pure tra voi come preferite, ma intanto vorrei utilizzarli, Stefano e Francesco, questi primi minuti, quindi ora invece vado a Francesco. Francesco, io ti ho letto, tu sei uno tra l'altro che non tifoso dichiarato, dichiaratissimo, ma non sei uno che sempre va incontro alla tesi della Juventus. In questo caso mi sembra che tu sia molto duro nel dire sono 10 anni che vedo qualunque tema di giustizia sportiva su bilanci di ogni tipo e ti chiedi cos'è questa sentenza. Ci vuoi fare anche tu un'introduzione, poi ti facciamo delle domande specifiche, Francesco. Certo, perché nell'analisi dei tifosi e dei commentatori ci si è concentrati tanto sul, diciamo così, sul parallelismo orizzontale tra quello che è successo alla Juve e quello che è successo alle altre. Perché le altre non sono state punite? Che a me sembra una tesi irrilevante e non particolarmente significativa, perché può succedere benissimo che anche in un sistema alcuni vengano puniti, altri no. Quello che a me, quello che io trovo molto più criticabile è la discrepanza in senso verticale, temporale, non orizzontale, cioè non perché la Juve è stata trattata diversamente rispetto a tutte le altre squadre in questo caso qua, ma perché in questo caso qua la giustizia sportiva improvvisamente si renda conto che le violazioni bilancistiche sono una cosa gravissima e terribile, quando per sempre, io ho detto 10 anni per dare un'idea così generale, ma si può estendere anche il periodo, la giustizia sportiva sulle violazioni di bilancio è sempre stata estremamente morbida e tollerante. Ma per dire, il caso che cito spesso e che è quello anche che si è verificato più frequente negli anni sono i pagamenti in nero ai calciatori, che è una piaga che il calcio italiano vive da quando esiste. Ogni tanto qualcuno viene beccato, quindi il giocatore tal dei tali ha un contratto depositato, registrato, in cui gli viene 100, e poi viene fuori che il presidente gli dava in un sacchetto di carta della spesa in contanti altri 50. Caso realmente accaduto, non sto inventando niente, sacchetti della spesa. Quando vengono scoperte, generalmente cosa succede? E questa è una violazione estremamente grave, molto più grave di tutto quello di cui è accusata la Juve, perché lì sì che stai veramente occultando delle passività in un bilancio, stai commettendo degli illeciti amministrativi, degli illeciti civili, degli illeciti sportivi, degli illeciti penali. In tutti questi casi qua, tutte le volte che la giustizia sportiva mette le mani su una cosa del genere, commina 1, 2, 3 mesi al dirigente, 15 giorni, un mesetto al calciatore, ammenda sui 50.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, a seconda della categoria, la società coinvolta. Ed è una violazione più grave. Ma poi, all'improvviso, ora una cosa molto meno grave, perché una plusvalenza presuntivamente gonfiata, se anche fosse vero, è una cosa molto diversa rispetto a un pagamento in nero, perché nella plusvalenza, tra virgolette, gonfiata, non dobbiamo mai dimenticarci che si parla di, appunto, come diceva Stefano, plusvalenza specchio, cioè io mi scambio due giocatori a cui do un valore fittizio e uno genera la plusvalenza perché la metto a bilancio subito, mentre l'altro non mi genera una minusvalenza perché lo spalmo negli anni successivi e quindi lo posso ammortizzare. Però il valore che entra, l'attività a bilancio che entra e la passività che poi uscirà secondo le regole dell'ammortamento sono gli stessi, quindi dal bilancio, dalla contabilità sul lungo termine della società non entra e non esce un euro, il valore totale è sempre zero. È rimandare il problema, e quindi questo volendo si può considerare una cosa grave, ma è molto meno grave di dire io faccio dei pagamenti in nero, quindi con fondi neri naturalmente a un giocatore. Eppure improvvisamente si sveglia la giustizia sportiva e ritiene per la prima volta dopo tanti anni che queste violazioni siano gravi. Non ha molto senso, anche perché giustamente Stefano diceva a me non sembra che ci sia un sistema, ma io andrei oltre, ma anche se ci fosse il sistema, in situazioni in cui la giustizia sportiva ha già avuto modo di esprimersi sul sistema di plusvalenze fittizie, che era il famoso caso Chievo-Cesena, la giustizia sportiva in quel punto lì ha emanato dei principi molto chiari, cioè ha detto anche se c'è un sistema, comunque quello su cui noi possiamo intervenire e valutare e sanzionare è tutt'al più il fatto che i tuoi comportamenti ti pregiudichino la possibilità di iscriverti al campionato. Ma al netto di questo, sulle plusvalenze, noi come giustizia sportiva non entriamo, e infatti quel processo lì fu inizialmente impostato con 15 punti al Cesena perché non riusciva a iscriversi al campionato,
come era già stato sottolineato peraltro da Kovisok, che qui c'è anche un altro mondo che si dovrebbe esplorare, cioè esiste un organismo che controlla i bilanci di società di calcio e questo organismo su questi sistemi qua non ha mai detto una parola di negativo, ma questo, diciamo, dovremmo parlare per 2 ore solo di questo, quindi lasciamola lì soltanto. No, come... Scusa se ti interrompo, Francesco, ma io, perché ahimè segui anche quella vicenda, ma lì c'erano proprio giocatori inesistenti. Ci stavo arrivando, esatto. No, cioè, gente lì... che sapeva manco di essere venduta, che stava in Serie D, alcuni esatto. Stiamo parlando di una roba, tipo esatto. Giocatori del Napoli qui. Ci stavo arrivando, quelli esistono, ma non esistono. Intanto, scusa, in quella sentenza, allora, Claudio Giuliani, che è arrivato in corso di puntata, dico anche a Claudio, e poi Francesco ti faccio andare certo. Dico anche a Claudio, che prima non c'era, che Stefano e Francesco saranno con noi per questa prima parte, quindi li sfruttiamo all'inizio. Chiusa, Francesco è avvocato, Fletcher Lind, per chi lo cerca su Twitter, e Stefano, lo sai bene, giornalista sportivo molto molto preparato ed esperto. Scusami, quindi intanto dialoghiamo su questo. Vai Francesco, vai pure. No, volevo arrivare proprio su quel punto lì, cioè quali erano i paletti che mise la Corte d'Appello federale all'epoca e il Tribunale federale su questo argomento qua? Dicendo c'è il sistema, perché lì era dimostrato, perché erano sempre due squadre che si scambiavano tra di loro i giocatori, non era stato contestato questo, la giustizia sportiva disse noi sanzioniamo se, e con maggiore gravità, se questi comportamenti mettono a rischio la tua iscrizione al campionato, infatti al Cesena furono dati 15 punti, oppure ti sanzioniamo nel momento in cui tu stai facendo plusvalenza su giocatori, come diceva Stefano, che non esistono, cioè giocatori non professionisti o giocatori che comunque tu ti scambi generando una plusvalenza, e poi né io né te tesseriamo, perché questo era il sistema Cesena-Chievo. Loro si scambiavano giocatori del nazionale dilettanti tra di loro e poi non li tesseravano, non giocavano un minuto né per il Cesena, né per il Chievo, né per nessun'altra squadra professionistica, tornavano ai dilettanti. Quindi questi erano i due paletti che aveva messo la giustizia federale, ma, e non 20 anni fa, nel 2019, quindi una cosa recentissima. E il Chievo per questo fu sanzionato con 3 punti. 3 punti. Poi quel processo lì, peraltro, non diventò mai definitiva, nemmeno quella pronuncia lì, perché entrambe appellarono, ci fu un problema di riunione dei procedimenti, perché era stato fatto un procedimento prima per l'una, poi per l'altra, poi il collegio di garanzia disse che dovevano essere riuniti, eccetera, eccetera, poi fallirono entrambe, e quindi dei processi, diciamo così, rinviati e degli appelli non si discusse mai, perché poteva anche succedere che poi in appello si andasse ancora più sul morbido, poteva anche succedere che si andasse più sul rigido, però comunque il principio che era stato espresso e che era stato confermato dalla Corte d'Appello nel grado precedente, che è stato poi revocato in questa sede, si è sempre detto i principi per noi sono questi, sulle plusvalenze non entriamo a meno che A o B. Il caso della Juve non è né A né B, perché le plusvalenze contestate non implicano difficoltà di iscrizione al campionato, e soprattutto le plusvalenze si può dire che il giocatore Spinazzola o Audero valutato 18 milioni si può dire che non valga 18 milioni, ma non vale neanche zero sicuramente, perché comunque è un giocatore professionista, un giocatore che ha una sua carriera precedente e futura nel calcio professionistico. Allora Francesco, io ti farei fare a tutti, Leonardo, Claudio, Stefano, se hanno una domanda tecnica, giuridica di questo, io te ne faccio una subito e poi con Stefano e Leonardo, così poi almeno Stefano anche riesce a completare il suo pensiero su plusvalenze e tutto, e mi piacerebbe che dialogassero anche un attimo Stefano e Leonardo su quel discorso lì, tanto io e Claudio rimaniamo qua. Comincio io però con una domanda giuridica, Francesco, e ci sono tanti, ora ovviamente non abbiamo ancora letto le motivazioni, quindi so che da avvocati non ci si esprime, ci sono già un po' di temi che alcuni però illustri colleghi stanno ponendo sul tavolo, ce ne sono alcuni relativi alla presunta, diciamo sappiamo che al collegio di garanzia si va per motivi, come dire, formali, non di merito, ecco, per capirci, no? Non potrà giudicare nuovamente nel merito. Qualcuno ha citato i termini e là c'è da dire, lui, il procuratore sostiene, non ci credi molto, infatti li ho ricevuti e ora ci dirai. Qualcuno sostiene, invece un tema che mi sembra forte, qualcuno sostiene addirittura che sia stata cambiata l'imputazione, cioè addirittura un articolo diverso, 31 nel primo e 4 nel secondo, perché il 4 dicono fosse stato solo imputato ai dirigenti e non alla società, mentre nel secondo, ma questo ti chiedo se pensi sia realistico. C'è un tema per me, Francesco, che però già qualcosa, cioè se tu instauri un procedimento che è
quello che abbiamo visto prima, che è davvero sulle singole plusvalenze. E dopo la revocazione, in qualche modo cambierà, tu non andrai più sulle singole plusvalenze, ma parlerai di un sistema nuovo, pianificato per falsare i bilanci. Secondo me comunque, e questo sicuramente non sicuramente si può, non dopo, si una, può dopo, una, dopo una... Aspetta, no, Leonardo, aspetta, sento... Leonardo, sento... No, è meglio con... Intanto ti silenzio. E non puoi sicuramente poi cambiare la questione, no? Puoi dire c'ho prove nuove sul tema che avevo svolto in primo grado. Non so, domanda, insomma, tu già intravedi prima delle motivazioni qualche possibile appiglio oppure vuoi aspettare? Ma allora, sui termini assolutamente no, perché i termini iniziano a decorrere non dalla prima notizia che hai avuto ma dal momento in cui hai esaurito le indagini. Questo vale più o meno in tutti gli ambiti giudiziari, quindi su quello non mi soffermerei. Sul discorso cambio di imputazione ci si può lavorare, dovessi dire non ci scommetterei tutti i soldi che ho per una serie di motivi. Il primo è che comunque l'articolo 4 è la norma di chiusura, non è una fattispecie specifica. Quindi, essendo in quanto norma di chiusura, uno comunque la può. Cioè, io difendendomi lo direi assolutamente no, guai, non potete farlo. Però mettendomi nei panni della procura, secondo me una risposta del dire è una norma di chiusura, la posso sempre invocare, non sarebbe una cosa peregrina. Quello su cui, secondo me, umilmente si dovrebbe battere è che è uno dei motivi di ricorso al collegio di garanzia. È la violazione dei principi generali e informatori della materia, perché nel momento in cui tu hai delle normative che dicono delle determinate cose, ma soprattutto tu hai una giurisprudenza costante che ti dice delle determinate cose, io mi aspetto che se vado in giudizio l'organo giudicante segua i principi giurisprudenziali che lui stesso ha sempre posto. Cioè, è vero che l'ha fatto anche lui, non è una difesa, ma quando l'ha fatto, qui la difesa non è l'ha fatto anche lui, la difesa è l'hai fatto tu, collegio giudicante, tu mi hai detto su che binari dovevo stare, e poi invece oggi, quando ad altri hai detto in precedenza che i binari erano questi, quando mi presento io mi dici che i binari sono cambiati. Questo non si può fare e questa è una violazione da collegio di garanzia. Infatti, come scrivevo stamattina, secondo me la primissima cosa che dovrebbe fare la Juve si mette lì, ti fa un bel elenco di tutte le sentenze e tutti i casi in cui qualunque organo di giustizia sportiva, dall'ultimo dei giudici provinciali al collegio di garanzia, si sono espressi in materia di violazioni bilancistiche, e dice: allora guardate, in tutti questi casi qua, in questo caso qua, l'accusa era questa, la richiesta della procura era questa, la sentenza di primo grado è stata questa, di secondo grado quella definitiva è stata questa. Si mette lì e si fa vedere che questa sentenza Juve è fuori da quei binari. Punto. Secondo me dovrebbe bastare anche questo. Poi, allora, okay. No, chiarissimo. Chiarissimo. Io direi Stefano, Claudio, Leonardo, se abbiamo domande, osservazioni o quello che volete su questo. No, ma poi lascio parlare Leo. Io sono rimasto molto stupito. Non è un problema Juve, è un problema di gestione della giustizia sportiva. Quando vedo che il procuratore federale, e vi assicuro, ahimè frequento quegli ambienti, che anche in federazione sono rimasti un po' con i capelli dritti, sostiene nella propria arringa accusatoria della riapertura del bilancio che queste plusvalenze hanno permesso alla Juve di sistemare i bilanci senza mettere le mani nelle tasche dell'azionista, quando hanno messo dentro 700 milioni. E vi assicuro, vi ripeto, che in federazione sono rimasti un pochino attoniti, perché va bene tutto, insomma. E quindi è questo il discorso. Noi possiamo stare qui a parlare fino a domani di plusvalenze, ma io sono convinto, pronto a scusarmi se mi sbaglio, che nelle motivazioni non si parlerà minimamente tecnicamente di plusvalenze, ma di violazione della probità, correttezza, legalità, tutto quanto, tutto quello che vuoi. Tant'è vero che, ripeto, lo stesso ministro della Repubblica dice: ma poi hanno fatto uno solo, dovete spiegarci, un ministro della Repubblica, non io, se no va bene. E insisto, è una roba talmente strana, ma ripeto, a prescindere dalla Juve, che in questa sentenza sono stati condannati, non condannati dal punto di vista sportivo ovviamente, personaggi che erano già usciti dal Consiglio di Amministrazione, quindi tecnicamente non possono essere condannati, ma possono essere condannati in futuro, cioè lasciando a futura memoria quella sanzione. B,
gente come Garimberti che non è neanche tesserato per il draft. E questo è veramente paradossale e spiega il tipo di dinamica che si è instaurata. Non dimenticate che noi siamo stati molto cattivi con chi ne abbiamo preso in giro, perché gli dicevamo che aveva fatto le plusvalenze con Transfer Market. E purtroppo è gente che per malo usa. Se l'è presa. Intanto saluto Giovanni Albanese. Giovanni, ciao, buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti. Ciao Giovanni, dico anche a te che Francesco e Stefano possono stare pochi minuti, quindi partiamo un po' con domande. Francesco è un legale, Stefano sai bene chi è dal punto come collega giornalista. Claudio, chiederei anche a te di chiedere magari se hai una domanda, un'osservazione di Francesco in punta di diritto, tanto poi noi restiamo e commentiamo tutto il contorno che abbiamo. Claudio. No, Mario, io giro la curiosità che penso sia di tutti i tifosi della Juventus, a parte che adesso io parlavo di plusvalenze solitarie, invece il reato di permalosità mi piace di più, quindi adesso lo faccio mio subito. Guardate che le questioni umane nelle sono esseri umani, anche io sono fondamentali, sono esseri umani. Certo, che gli altri gli errori della Juve nel cacciare Marotta e tutto quanto. No, ma è chiaro, l'ambiente condiziona la testa, infatti non ci hanno dato 3 rigori con l'Atalanta, pronti via. No, volevo chiedere, ma quindi alla fine di tutto questo che avete detto voi, no? Visto che ci siamo spostati sulla probità, correttezza, slealtà, cioè la slealtà che ha commesso la Juve quale sarebbe? Francesco, io te la completo. Ah, vai Stefano e poi lo completo. No, la realtà deriva, come al solito, come in questi casi, dall'humus creato dalle intercettazioni. Poi possiamo discutere fino all'infinito che le intercettazioni non sono prova, ci sono solo quelle dell'accusa, ma a forza di dire che Gesù è morto di freddo, è morto. No, ho capito, ma se tu mi dici che sono stato sleale nella competizione, basandoti solo sull'accusa... Questo lo leggeremo perché ci dice che è stato... Lo dobbiamo leggere, aspettiamo che ce lo dica. Vediamo lunedì, però, allora io la completo questa domanda, Francesco, sull'articolo 4, perché il tifoso juventino, che ovviamente non è tenuto ad approfondire come un legale, tutte le cose però... Però Massimo, ti posso... Sì, perché vuole sentire Leonardo? Perché io devo andare, abbiate pazienza. Vai. Vai Leo, allora di qua io. Francesco ti chiediamo di restare 5 minuti così ti sì, certo, minuti. certo. Vai Leonardo, anche tu fai una tua prima intervento, ma, valutazione. Allora, io mi sono occupato un po' in queste ore, anche negli ultimi giorni dopo venerdì, e sento continuamente parlare di queste plusvalenze, player trading, che sostanzialmente no, sembra che la Juve abbia sposato un modello industriale tale per il quale sopravvive grazie alle plusvalenze, cosa che generalmente parlando riguarda diversi club. Allora sono andato a vedere nel mio file Excel in cui ho messo in fila 10 anni di bilanci, gli ultimi 10 anni, per capire un po' i numeri cosa dicevano. Ho fatto un thread su Twitter e poi generalmente in questi giorni mi è capitato, diciamo, piuttosto spesso di rispondere sia a tifosi che anche a anti-juventini su alcuni temi proprio prettamente numerici specifici. In questi 10 anni la Juventus ha fatturato 4,5 miliardi di euro, 4,522. Uno quindi si aspetterebbe che, se è vero che la Juventus sopravvive o ha spinto l'acceleratore sulle plusvalenze, che ci sia, che ne so, 2 miliardi di plusvalenze. Invece il valore di circa un po' più di 700 milioni, ossia il 17%. Parlo dell'aggregato di questi 10 anni. Andiamo a vederlo però, poi su Twitter trovate il mio thread e potete vedere anche un po' di grafici. Andiamo a vederlo però nello svolgimento del nastro di questi anni. È vero, bisogna dirlo, ci sono stati alcuni anni post 2016, ricorderete Pogba e poi altri, in cui effettivamente questo acceleratore è stato spinto. La Juventus è arrivata fino a 170 milioni di euro in un singolo anno di plusvalenze, quindi di ricavi da player trading. Allora uno sospetterebbe che in quell'anno ci sia, che ne so, oltre il 50% di fatturato derivante da questo. E invece no. Il MAS in questi anni si è oscillati dal 20 al 30% con un massimo del 30% proprio in quell'anno lì. Quindi, mentre noi stiamo dicendo che sicuramente la Juventus ha fatto ricorso al player trading, non possiamo, a mio parere, affermare che
questo abbia rappresentato un elemento predominante nei ricavi della Juventus. E questo perché? Ma per un semplice motivo, che la Juventus ha incrementato tutte le sue linee di ricavo, come dico spesso. Quella delle sponsorizzazioni, per esempio, è triplicata da 150 a oltre 140 milioni. La vera fetta di ricavi, che sono la magna pars del fatturato della Juve e che comunque è molto inferiore a quella delle altre squadre, è quella dei diritti TV, che è oltre il 40%. Lì sì che sono 2 miliardi di euro. Perché la Juventus, come sappiamo, ha fatto stagioni in Champions importanti, è arrivata fino in fondo due volte, e spesso questi ricavi hanno raggiunto la cifra anche oltre, fino a quasi toccare 250 milioni. Allora, se tutte le linee di ricavo crescono, crescono anche il player trading, a mio parere semplicemente si deve dire che la Juventus ha sposato un modello industriale tale per cui ha cercato con successo di incrementare tutte le sue linee di ricavo. Se poi uno prende solo il player trading perché vuole fare un po' di propaganda, se volete ci può anche stare, no? E andare a dire che la Juventus è sopravvissuta grazie a questo, allora io potrei dire è sopravvissuta grazie, che ne so, al naming dello stadio dell'Allianz, con l'Allianz che ci ha dato 30 milioni di ricavi, o raddoppiando i ricavi da stadio da 30, 35 a oltre 70. Quindi vedete che andare a vedere i numeri delle volte aiuta un pochettino a capire un po' meglio queste dinamiche e a fare magari considerazioni un pochettino meno di parte, diciamo così, per non dire peggio. Molto interessante, Stefano, ti farei fare l'intervento conclusivo perché veramente sì, avevo promesso. Vi saluto e spero che ci si possa vedere più avanti per come fare l'altro, no? Che è una con roba più piacere. Appassionante, anche se purtroppo sentiamo queste cose. Mi accodo a quello che diceva Leonardo e vi do due numeri su cui potete discutere poi, ma soprattutto vi dico che oltre alla ci sono tanti, oltre al reato di permalosità c'è anche il reato di arroganza, perché in questi giorni ho sentito dei colleghi porre delle domande ai dirigenti della Juve in base alle quali si chiedeva se si poteva la Juve si difendeva anche cambiando atteggiamento. Ora, non è che si può condannare una persona per tecenti, epatico, cioè arrogante. Io vorrei uscire da questo equivoco, perché io con Parati ci ho litigato più volte. Non è che penso che sia un malvivente avere gli atteggiamenti sbagliati. Purtroppo anche questo clima passa. Io ho litigato anche con dirigenti del Milan, ma non è che penso del Milan. Ho litigato molte volte con De Laurentiis, ma tante, ma anche... Però non è che penso che De Laurentiis sia un farabutto perché ci ho litigato, perché ha indubitabilmente un atteggiamento arrogante. Purtroppo dovremmo anche uscire da queste personalizzazioni, ma non succede, anzi vengono caricate. Così come non è che dobbiamo aspettare la Procura di Torino per dire che la Juventus negli ultimi 3-4 anni ha fatto degli errori, ha commesso degli errori clamorosi nella gestione dei calciatori, nella gestione degli stipendi, se no veramente facciamo un altro mestiere e io vorrei continuare. Però, seguendo il discorso di Leonardo, vi fornisco due dati veloci su cui potete poi ragionare se vi va, ripetendo che comunque il problema non sono le plusvalenze, ma è l'articolo 4, la probità, e quindi, come diceva De André, un uomo onesto, un uomo proprio, trullalalalla, trullallalero. I bilanci dal 2016-17 al 18-19, le plusvalenze hanno inciso per il 43% sul bilancio della Roma, 37% del Napoli, 92% del Genoa, 76% della Sampdoria, 34% della Lazio, 36% dall'Atalanta e 28% della Juventus. Ovviamente sono dati aggregati, okay? Quindi vanno spalmati, come diceva Leonardo. Tra l'altro uno dei bilanci, alcuni bilanci sono già stati riparametrati in base alle considerazioni della Consob. Se sbaglio, Leonardo, correggimi, quindi alcuni dati, se vai a prendere il bilancio di allora sbagli, perché sono già stati corretti con le valutazioni. Nello stesso periodo, sempre 16-19, le grandi europee, il Monaco ha realizzato 504 milioni di plusvalenze, la Juventus 360, il Barcellona 330,
Roma 2,82, Chelsea 2,77, Borussia Dortmund 2,53. Poi è chiaro, poi ci sono le altre, poi è chiaro che lì dentro bisogna andare a vedere quali sono, quante sono. Ma io ricordo un collega, che non cito perché non mi vale, che ha eccepito, e tu sai da chi mi riferisco, Zampini, sul fatto che non si possono regalare i giocatori della primavera. Perché quelli dell'Under 23, la Juventus è l'unica, perché poi si può discutere su tutto, ma sull'aspetto industriale non c'è nessun club in Italia che è riuscito a fare qualcosa con la Juventus, compresa l'Under 23, e anche lì bisognerebbe chiedere alla FIGC perché non ha obbligato la a fare l'Under 23. Ma sì, ripeto, se non si possono regalare i giocatori della primavera, a maggior ragione si possono regalare quelli dell'Under 23. Vi saluto, vi ringrazio, è stato un piacere e insisto, non sprecate tempo sulle plusvalenze perché è un altro problema. Grazie Stefano. Ciao, ciao Stefano. Ciao. Ciao. Grazie. Allora, intanto io, Francesco, completerei la domanda di Claudio sull'articolo sì. 4 e poi Giovanni almeno un'interazione te la farei fare se Giovanni ha qualche dubbio di giustizia sportiva o riterrà lui cosa. Sull'articolo 4, Francesco, alcuni dicono tu sei venuto da noi, viene spesso l'avvocato Cataldo Intrieri che è un penalista, lui lo premette sempre che lo sportivo è diverso dal penale, dice anche che la giustizia sportiva all'articolo 44 prevede espressamente che sia il giusto processo riconosciuto anche negli altri, non è che si possa fare proprio come ci pare perché è un ordinamento specifico. La differenza è probatoria, non decisoria, cioè l'onere della prova nel giudizio sportivo è più attenuato, ma finisce lì, poi i principi si applicano gli stessi principi. Esatto, e mancherebbe altro. Quindi quello che abbiamo detto prima, anche che tu devi dare spazio alla difesa, non puoi cambiare l'imputazione già, ma quello è un altro tema che facciamo prima. Lui dice però l'articolo 4, lui dice è come dire residuale in un certo senso, cioè non prevede il, se ho capito bene, dimmi tu Francesco, io tu sai, io non sono né penalista né avvocato di diritto sportivo ma amministrativista, però spero di interpretarlo bene. Lui dice se c'è un articolo specifico, che è l'articolo 31, che infatti viene contestato, che si occupa in qualche modo di, lo dirò impropriamente, di illeciti amministrativi relativi al bilancio o a quello o a cose di questo tipo, tu non è che poi, cioè l'articolo 4 è un qualcosa come dire che non è normato in altri articoli e dice io non l'ho normato però attento sei stato sleale, e tu dici là c'è l'articolo 31, ha le sue sanzioni, e poi oppure l'articolo 4 come negli incubi di tutti noi tifosi, e vedo anche della chat che dicono sì sì voi parlate di diritto ma poi vi buttano un articolo 4 collettivo. L'articolo 4 è tutto, non c'è, cioè non ha limiti, Francesco, non so, è una domanda sciocca magari. No, non è affatto sciocca, ma è quello che dicevo prima, è una norma di chiusura, cioè è una norma che serve per coprire quello che le altre norme non coprono. Ora, Claudio chiedeva perché c'è la slealtà, ora io sinceramente come lo motiveranno non lo so, io ho avuto l'impressione da quello che si legge e sente in giro che loro la vorranno motivare nel senso, in questo senso, dire... In tutti gli altri casi in cui abbiamo affrontato il tema delle violazioni bilancistiche non avevamo mai avuto le intercettazioni. In questo caso abbiamo le intercettazioni e le intercettazioni dimostrano, diciamo così, la carne del dolo, delle macchinazioni, degli aggiustamenti, eccetera, eccetera. Ripeto, sto provando a inventare perché motivazione non abbiamo, però io ho impressione che la strada che seguiranno sarà questa. E se fosse questa, bisognerebbe fare dei chiarimenti, perché premessa fondamentale, io non credo che la Corte federale siano dei criminali o gente che ce l'ha apposta con la Juve, certo. O quant'altro, assolutamente no, non lo credo nel merito, non lo credo per principio, perché sono tutti colleghi e persone stimate nei loro ambiti. Credo che si siano fatti, diciamo così, impressionare dall'aspetto emotivo dell'intercettazione senza andare a vedere qual è il valore giuridico dell'intercettazione, perché al netto del valore in sé dell'intercettazione, che è zero a livello probatorio, ma qui siamo nell'ambito sportivo, si può dire e si è già detto che in ambito sportivo, in virtù dell'attenuazione che dicevo prima, in ambito penale non è prova, in ambito sportivo è prova, quindi facciamo caso che sia una prova. Però il suo valore intrinseco in questo caso qual è? Perché ok, delle intercettazioni si vede che i valori erano dei giocatori coinvolti in questi scambi erano decisi a tavolino. Non è che servisse l'intercettazione per dirlo, perché è ovvio che in tutta la storia degli scambi di calciatori che generano plusvalenze, se due squadre si scambiano due giocatori a testa e la somma fa esattamente 80, è ovvio che quel valore sia stato deciso a tavolino, perché è abbastanza improbabile
che avessero esattamente due giocatori che avevano precisamente il valore di mercato che sommato faceva 80. È ovvio che ha preso due giocatori e hanno detto, per far tornare i conti, diciamo che 80. Ma non solo, mi spingo oltre. In generale, nell'ambito del diritto, ma delle relazioni quotidiane tra società, i valori sono sempre aggiustati. Cioè, se io società A ho un caparone industriale e la mia vicina società B si vuole estendere, mi compra il caparone industriale. Ci sediamo lì e diciamo, allora guarda, da valori immobiliari varrebbe 1 milione di euro e io sta venditrice dice, ma io voglio 1,5 milioni perché sono messo male, le cose mi sono andate male, a me serve 1,5 milioni di euro per stare in piedi. E l'altra gli risponde, vabbè, va bene, a me serve quel capannone, ti do 1,5 milioni di euro. Non è che un domani uno possa venire a dire quella era un'operazione falsa perché il valore non corrisponde al valore di mercato. Il valore di una transazione lo fanno le parti e sono libere di farlo. E non è che la stessa transazione, se la vedi su carta, è legittima e se senti l'intercettazione di questo dice guarda, io la voglio valutata 1,5 milioni perché io ho 500.000 euro di buco nel bilancio e mi serve 1,5 milioni. Non è che quello lì la fa diventare un reato o anche un illecito contabile amministrativo banale. Cioè, si è confuso il valore, diciamo così, emotivo dell'intercettazione con il valore reale dell'intercettazione, che è zero, perché se volevamo dire che i prezzi erano aggiustati, non serviva un'intercettazione per dirlo, bastava vedere il fatto che in tutte queste centinaia, migliaia di operazioni fatte in Europa in tutti questi anni, la somma tra cosa entrava e cosa usciva era sempre zero. Quindi è ovvio che siano tutti estremamente fortunati, hanno tutti in casa giocatori che hanno esattamente il valore preciso per incastrarli come nel Tetris, oppure è ovvio che tutte le volte che si fa uno scambio di giocatori il valore lo si aggiusta e lo si dichiara in base alle proprie convenienze. Chiarissimo. Giovanni, hai una curiosità per Francesco? Sì, perché proprio su questa linea è premesso che la Juve non ha venduto il giocatore più forte della sua primavera per pagare l'affitto di un altro calciatore, o ha fatto comparire dei trasferimenti mai avvenuti per prendere un giocatore della prima squadra. Le operazioni sono fatte tutte con giocatori giovani, ma che giocano tutti tra i professionisti, e quindi credo questo vada già a mettere la Juve su un piano diverso rispetto ad altre società che magari casualmente si sono ritrovate a fare delle cose simili, ma in scenari totalmente diversi. E lo distingue dal caso Cesena-Chievo, di cui parlavamo prima. Questa è la grande distinzione tra il caso precedente. Esatto. Io, quello, tra le tante cose che non ho capito, ce n'è una che davvero non mi è chiara. Cioè, la Corte d'Appello ad un certo punto andrebbe in questa direzione di penalizzare la Juve perché ha in mano le intercettazioni e perché quindi la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta. Ma se l'inchiesta parallela, avendo una situazione poco chiara, lo stato attuale delle cose, l'avesse aperta la Procura di Napoli, in parallelo cosa sarebbe dovuto succedere? Non capisco qual è, perché se questa qua la differenza che oggi porta la Juve ad avere un meno 15 sulla classifica, se non ho capito male, ma ripeto, sono nel pieno della confusione su questo aspetto, è perché la Procura di Torino ha messo in mano le intercettazioni, bene, ma tutte le altre potevano fare la stessa cosa, anzi, trattandosi di casi molto simili, ripeto, in scenari totalmente diversi e forse più gravi, le altre dovevano fare la stessa cosa, mi riferisco alle procure. Come mai questo non è avvenuto? È la domanda che faccio subito dopo, ma non è il chiarimento che vorrei adesso. Quello che vorrei capire è se effettivamente succede questo. Cioè la Juve si ritrova in questa situazione perché la procura di Torino ha fatto il suo dovere e magari altre procure no. Io la completo anche questa, Francesco, mi scuso con Giovanni, la completo perché la mia curiosità la sto dicendo anche quando posso, nei secondi che ho in televisione, ma a noi sta bene, è una giustizia sportiva che in grandissima parte dipende dal faldone della procura più o meno sollecita, e non dico ovviamente che ci siano né complotti né cose, lo dico ancora una volta, ma devo dire, è un po' una lotteria questo, cioè se la procura di X si muove
perché a me sembra un po' succube la giustizia sportiva, con tutto il rispetto per i validi professionisti, rispetto a questo mare di intercettazioni, come ci ha spiegato Intrieri, selezionate dall'accusa, beh, cose che sappiamo, e tutto il resto, arrivi, non lo so, ti chiedo, completo la domanda di Giovanni così. Sì, ma questo, ripeto, non mi sembra il tema più grave della vicenda, perché è abbastanza normale, nel senso che la procura sportiva, sì, è succube delle procure ordinarie, ma più che succube è, diciamo così, va al traino, ma per un motivo molto semplice, non per cattiveria, ma perché la procura federale non ha poteri, i poteri incisivi che ha la procura vera, diciamo, la procura penale ordinaria. Quindi ovvio che nel momento in cui i poteri conferiti a una procura della Repubblica consentono di scavare e trovare dei fatti nuovi, è giusto che quei fatti nuovi vengano portati all'attenzione della procura federale, e se altre procure sono state meno brave, meno solerti e meno efficienti, pazienza, non ce ne si può lamentare. Quello che è importante è che dall'indagine della procura devono essere forniti fatti nuovi. Fatti nuovi. Sì, però perdonami. Quindi, no, reinterreggiamo, però, perché questo è importante, cioè se dall'indagine della procura fosse venuto fuori che oltre alle plusvalenze in quegli stessi casi venivano anche dati soldi in nero ai giocatori, ai procuratori e quant'altro, quello era un fatto nuovo, ok? Ma un'intercettazione, cioè rispetto a Muratore viene scambiato con l'Atalanta al valore X, e io faccio un procedimento sportivo su questo, poi viene fuori un'intercettazione in cui dice abbiamo scambiato al valore X perché abbiamo deciso così a tavolino perché ci veniva comodo. Quello non è un fatto nuovo, è una diversa coloritura emotiva delle ragioni che hanno portato allo stesso fatto di prima, ma non è un fatto nuovo, quindi non dovrebbe dare origine a revocazione. È importante la differenza tra i fatti e diciamo così il contesto che ci sta attorno. È per questo che dicevo che si sono fatti impressionare dal contesto senza rendersi conto che non si parlava di non di fatti nuovi, ma nemmeno di fatti. Dimmi pure. Non mettendo sullo stesso piano tutti i club che in questo caso venivano giudicati. Questo però non è questo è rilevante a livello, diciamo così, di giustizia complessiva dell'ordinamento, ma non è rilevante per la posizione della Juve, perché non esiste da nessuna, non è scritto da nessuna parte che tutti debbano essere perseguiti, tutti devono essere giudicati in conformità a quelli che sono i giudizi espressi nei confronti di tutti gli altri nella stessa situazione e nei casi precedenti. È normale ed è consentito che se qualcuno sfugge alle maglie della giustizia, quello che è stato preso non può lamentarsi di dire hai preso me e non lui. Francesco, ma conta il clima mediatico? Te lo chiedo, nel senso, tu sai che ho il mio pallino e non so, credo che il giurista sia sempre attento a dire che possa contare. Io dico, torniamo al discorso di Stefano Salandin, sono tutti esseri umani, e se tu per due mesi ogni giorno leggi solo quanto ha detto l'accusa come fosse verità conclamata e passi per protettore dei mafiosi se non riapri così, si è esseri umani, che non vuol dire che in malafede tu vada a punire. Però ti chiedo, tu, siccome anche tu mi hai detto, sono stati un po' condizionati dal tenore delle intercettazioni, che però ti chiedo un tuo parere, non una sentenza. Sì, è un tema antico come il mondo, certo, tant'è vero che negli ordinamenti in cui quello che conta è la giuria, si fa in modo che i giurati non vengano a contatto col mondo esterno, perché è un tema antico come il mondo, che il giudice che viene che vive in un determinato ambiente può venire influenzato. Però qui in realtà questo sicuramente è avvenuto, ma ripeto, l'influenza l'hanno avuta da quello che c'era scritto più che dall'esterno, e non dovevano distinguere la portata di quello che c'era scritto da quello che era la sua effettiva valenza. Però aggiungo un'altra cosa, in questo caso e per la prima volta, forse, magari sono io che sono un inguaribile ottimista, il condizionamento esterno barra politico potrebbe anche essere una via di fuga per la Juve, perché comunque qui il convitato di pietra è la FIGC, che generalmente, per diciamo così anche diciamo così galatea istituzionale, la FIGC deve sempre difendere le decisioni prese dai suoi organi, ivi compresi quelli della giustizia sportiva. Però soprattutto di fronte al collegio di garanzia, la FIGC potrebbe anche, secondo me dovrebbe, se ci fosse un ragionamento del genere e si piantassero i semi di questo ragionamento,
presentarci un giudizio e dire sì, allora noi a livello di diritto il nostro organo giudicante di secondo grado ha preso una decisione, quindi noi la rispettiamo e la sosteniamo, però a livello più generale, ordinamentale, vi segnaleremmo che noi FIGC riteniamo queste plusvalenze, anche se con valori decisi a tavolino e non tra virgolette reali, a parte che non esistono reali, ma non stiamo a ripeterlo per l'ennesima volta, non la riteniamo una cosa così grave. Cioè questo potrebbe e dovrebbe essere la via d'uscita per la Juve, per la FIGC, per i tribunali, per tutto, ma anche perché, detto tra noi, che questo sistema di plusvalenze tramite scambi a specchio di giocatori fosse un problema per il calcio italiano, lo si dice da sempre, da quando sono state introdotte, ma qual è l'esito? Cioè è un problema irrisolvibile? No, è un problema che la FIGC potrebbe risolvere in un minuto inserendo nelle sue normative una riga che dice qualcosa del tipo: quando due squadre acquistano, una squadra cede all'altra un calciatore, nella stessa sessione di mercato non ci possono essere operazioni di segno contrario a compensarla, e quindi se Muratore dall'Atalanta va alla Juve, l'Atalanta lo paga in euro cash, non tramite la stanza di compensazione introdotta, perché magari la gente non lo sa, lo spettatore comune non lo sa, all'interno del mercato italiano non si muove un centesimo, perché tutte le operazioni all'interno delle leghe vengono svolte attraverso la stanza di compensazione, che vuol dire ogni squadra, io Juve ho comprato un giocatore dall'Atalanta, l'ho pagato 50 milioni, dico alla Lega, devo 50 milioni all'Atalanta, l'Atalanta compra 10 giocatori da 5 milioni, dice alla Lega, ho comprato Pinco, Palino, Tizio, Caio per un totale di 50 milioni, ma l'Atalanta non riceve un euro, non tira fuori un euro. A fine stagione la Lega prende tutto il calderone, fa le addizioni e le sottrazioni, ci inserisce i premi, i benefici, eccetera, eccetera, e dice ok, a te squadra viene questo. È questo sistema qui di virtualizzazione totale degli scambi finanziari che ha generato e incrementato e incentivato questi mostri, perché nel momento in cui io in realtà qualunque cifra paghi, in realtà non la pago mai veramente, è soltanto una voce che viene tolta o aggiunta nel mio conto in Lega, come se fosse il conto della salumiere, è ovvio che io sono, diciamo così, ci faccio meno attenzione, divento un pochino più rampante e disattento a livello bilancistico, perché non sto muovendo soldi come una normale società. Quelle che dicevo prima, la società A dalla società B si scambiano il capannone, quel 1,5 milioni di euro deve essere messo lì in qualche modo, mentre le società di calcio non succede. Quindi se il problema, se questo sistema qua è un problema, e lo è, questo lo dobbiamo dire chiaro e tondo, perché è un problema sistemico, per risolverlo ci mette un minuto la FIGC, si dice da adesso in poi l'acquisto dei calciatori si fa solo in moneta sonante e senza contropartite, fine. A quel punto vedete che dal giorno dopo il mercato ritorna sano e perfettamente gestibile, come lo avremmo sempre desiderato, perché a quel punto voglio vedere, quando tu compri il giocatore da A a B, a quel punto non è che 10 milioni o 20 milioni o 8 milioni sono la stessa cosa, a quel punto i dirigenti delle squadre vengono lì e iniziano a discutere sul centesimo di euro, perché se sono soldi veri devi averceli veramente in tasca o devi andare a chiederli a una banca, quindi cambia tutto. E quindi per questo io dico, se ci fosse, e mi pare, ripeto, forse sono inguaribilmente ottimista, ma mi pare che ci sia, da quello che hanno detto in FIGC espressamente e non espressamente, mi pare che ci sia una preoccupazione alla FIGC del dire dove andiamo a finire questa sentenza qua. La via d'uscita potrebbe essere questa: fare una norma più lineare e più trasparente per regolare e eliminare questo problema per il futuro, e per il pregresso dire signori, è vero, forse a livello di diritto si potrebbe parlare di lealtà società sportiva, ma di fatto noi questo tipo di procedure e di prassi lo abbiamo sempre, se non avallato, quantomeno tollerato, quindi che si chiuda tutto qua e si riparta da zero. Francesco, io intanto ti ringrazio per la chiarezza, ti ridisturberò in questi giorni, servirai. Ti chiedo anche se vuoi dire due parole sul discorso che si affronterà più avanti, manovra stipendi, perché già si parla di altri 15 punti, altri 20. E ricordiamo che anche là l'accusa non è sul nero, lo diciamo ancora una volta perché qualcuno ha capito male, pensando alle carte segrete, sai quando uno dice segrete
E invece no, sono una sorta di scrittura privata e poi andrà discusso se andassero contabilizzati in un modo o in un altro. Chiedo se vuoi dirci 30 secondi, no, poi certo. Ne parleremo magari in un'altra puntata. Ma allora l'aspetto secondo me più grave, più serio e più realmente pericoloso di tutta la vicenda è quello di cui non parla mai nessuno, che sono le fatture false. Cioè nei capi di imputazione si dice che alcuni procuratori facevano fatture false alla Juve. Ora, di questo aspetto qui non parla mai nessuno, perché semplicemente non abbiamo gli atti e quindi non sappiamo in base a cosa si dice che siano false. Però se quello fosse vero, ecco, quella sarebbe una violazione un pochino più seria, perché la fattura falsa è qualcosa che non sposta semplicemente una stessa voce con la stessa somma avanti e indietro, ma introduce in un bilancio qualcosa di fasullo. Quindi quello sarebbe un problema veramente falsa, preoccupante. Scusami, mi pare importante, perché io anche questa mattina, non solo questa mattina, in emittenti prestigiosi, ho sentito personaggi dire ma hanno fatto le plusvalenze false. No, fittizia è una cosa, falso è un'altra. Esatto, esattamente. È diventato di comune dominio che abbiamo fatto le plusvalenze false. Esatto, non sono affatto false, sono vere e reali. Sono, diciamo così, aggiustate nel loro importo, quindi gonfiate, se vogliamo dire. Però, mentre le fatture false, se uno contesta fattura falsa, allora bisogna andare a vedere se lì c'è effettivamente una prestazione che sta alla base di quella fattura. Sull'aspetto manovra stipendi è lo stesso discorso delle plusvalenze su un altro ambito, nel senso che non si parla di togliere dal bilancio elementi passivi esistenti o inserire nel bilancio elementi attivi inventati, ma si tratta semplicemente di spostare da un anno all'altro le attività e le passività per rimandare le ricapitalizzazioni. E quindi si ritorna al discorso di prima. Certo, si può dire che siano, se ci si mette lì, si valutano i principi bilancistici a livello europeo codificati, e se si dice guarda che questa operazione qua di spostamento dell'attività o della passività da un esercizio all'altro tu non la potevi fare, ok, lo si accetta, si subisce la sanzione della ammenda di X centinaia di migliaia di euro, come è giusto che sia e come succede sempre. Ma non è un reato, non è l'istituto sportivo, non è nulla, perché alla fine della fiera il soggetto che viene danneggiato da queste operazioni qua non sono le altre società, non è la liceità del mercato, non è la libertà di informazione dei terzi, è la proprietà. Perché nel momento in cui io sposto voci di bilancio da un anno all'altro, attive o passive, per la società il conto totale sul lungo periodo è sempre zero se le voci hanno sempre lo stesso valore. Quello che cambia è che la mia proprietà oggi, piuttosto che domani, piuttosto che tra un anno, piuttosto che tra due anni, sarà chiamata a metterci dei soldi veri. Ok? Quindi il danneggiato è semplicemente la società, che può dire, e non è detto che Exor non lo dica, un bel giorno può arrivare e dire io non lo ripiano più il bilancio da Juve. A quel punto, allora sì, tutto quello che ha detto Kinè eccetera eccetera sarebbe tutto vero, perché nel momento in cui la proprietà dice io non condivido queste scelte che hanno fatto i miei amministratori, questo bilancio io non lo ripiano, allora da lì uno va a ritroso e dice guarda, tu hai fatto questo e quest'altro, te ne vai in galera. Quello sarebbe giusto e sacrosanto. Ma nel momento in cui la società, come ha fatto e come si immagina che farà sempre, ripiana il bilancio, il fatto che nel corso degli anni quel totale ricapitalizzato nel 2023 avesse dovuto essere ricapitalizzato magari nel 2022, nel 20, nel 21, nel 19, è una violazione, certo, va sanzionata, certo, ma non è una cosa di gravità tale come, lo ripeto per l'ennesima volta, il fondo nero, il pagamento in nero, la fattura falsa, perché non fa altro che distribuire su annate differenti quello che alla fine è una somma sempre zero. Fletcher Lind, tanto ci chiedono nel Twitter di Andrea Napoli, Fletcher Lind, lo rimettiamo in evidenza. E Luca Monblano, se vuoi salutare, e sei muto, e io ringrazio intanto già Giovanni, Claudio, Leonardo, che sono stati, credo, ad ascoltare interessati e a fare domande, ma ovviamente abbiamo coinvolto tutti meno in questa prima parte, perché credo siamo tutti interessati. C'è una domanda sulla giustizia amministrativa, ma siccome Francesco può tornare da noi, quello, diciamo, è un tema anche successivo, a sapere eventualmente se tutto andasse male, se certo. La Juve, Cataldo in 13 parlava dei possibili risarcimenti di fronte a una violazione del principio di difesa. Questo ne parleremo magari leggermente più avanti. Luca, se vuoi anche tu salutare con breve considerazione domanda con Francesco, e Francesco ovviamente. Lo sai che io ho un debole per Luca, quindi anche se dovrei andare.
anche se dovrei andare, no. Se Luca ha una cosa da chiedermi, io resto. Allora, innanzitutto, per Luca innanzitutto Francesco è tornato tra noi e con noi, e questo mi fa enormemente piacere. Sì. Tra l'altro, è stata anche una sorpresa che mi hai fatto, perché non avevi anticipato questa cosa, quindi sono contento. No. Sono con Francesco. Devo dire che la domanda che mi verrebbe da fargli esula totalmente. Perché io so che Francesco è anche un bel hipster quando va in giro a guardare i profili di calcio, magari anche sul resto, ma sul calcio lo so. E allora gli chiedo un nome che lo affascinerebbe, ma dei suoi, nell'economia di una Juve che deve ripartire, magari anche col basso profilo. Tu dici, ma questo giocatore, se lo pizzichiamo, facciamo già una bella cosa per il futuro. E allora, dato che so che Fleccio guarda anche campionati magari un attimo più particolari, a volte ha delle idee che mi colgono di sorpresa, questa è la mia domanda, che ci riporta anche banalmente un po' su un lato che purtroppo giustamente è defilato in questo momento, che è il lato del campo. È una Juve comunque che si evolverà, che avrà bisogno di avere delle idee sul mercato che non sono solo quelle che tutti conosciamo. Vediamo se Francesco mi dice una delle sue idee. Beh, a me piacerebbe Frendrup del Genoa, non so se sia abbastanza hipster, alla fine Genoa è una squadra abbastanza nota, abbastanza hipster, magari, abbastanza. Tu magari solo tu potevi dirci uno del Genoa. Vabbè, ma io mi aspettavo che mi chiedessi il campionato lituano, finlandese. Il Genoa è più noto, però ecco, Frendrup è uno di quei profili, ma in generale in B, se uno si sa muovere, o meglio, avesse voglia di muoversi, li trovi 4-5 giocatori che li porti in A per fare le riserve e poi ti fanno la differenza. L'abbiamo visto mille volte in Serie A, per dire, l'esempio più famoso è Hamsik, e quando noi eravamo in B giocammo contro Hamsik due volte col Brescia, e Hamsik si vedeva che era un giocatore che con la Serie B non c'entrava niente, e se tu andavi lì dopo la partita col Brescia con la Juve in B e gli davi 500.000 euro, lo prendevi e avevi Hamsik per 10 anni. Beh, la Juve queste cose, questi ragionamenti non li ha mai fatti, guarda, e invece sarebbero da fare. Ma ovviamente Giovanni, Claudio, Leonardo, non so se resterete qua, ma io coinvolgo tutti qua. Prima cosa, lì in Liguria circola anche un certo Holm, ti chiediamo un giudizio, te lo chiede Scubidomi, e poi anche magari una valutazione, visto che parlavi di campionato cadetto, sulle aspettative e la concreta poi materializzazione di Gatti alla Juventus su questi primi mesi. Che idea vi siete fatti? Ti sei fatto, Francesco? Io ho messo, scusatemi, in evidenza il profilo di Francesco, me l'hanno chiesto in 50. Fletcher underscore Lind. Devi ingrandirlo. Non si, ma contro il più. È l'underscore che frega. Comunque, Fletcher trattino basso Lind LYND. FLETCHER trattino basso LYND. No, Olmo è un bel terzino, però ecco, sempre nell'ottica che dicevo prima e in un'ottica anche di contenimento costi, è uno che ormai in Serie A lo si è visto, insomma, per Olm ti chiedono una cifra, per un giocatore di Serie B te ne chiedono un'altra, e quindi in ottica che tu mi dicevi di movimenti hipster, quindi andare a cercare le perle, le pepite, secondo me un giocatore che ha 30 presenze in A non è più una pepita, perché l'ha visto tutto il mondo, quindi alla fine lo paghi, non fai un affare, lo paghi il prezzo giusto. Gatti a me è piaciuto quando è stato utilizzato, è ovvio che è un po' grezzo, cioè ogni tanto fa degli errori di neanche di inesperienza, perché comunque si è fatto esperienza in categorie toste. Esatto, però errori di, diciamo così, devi un po' riparametrarti quando fai il salto di categoria, certo. Devi un po' riparametrarti su quello che fanno gli altri, perché la velocità a cui ti fa una mossa un giocatore di Serie B non è la velocità a cui te la fa Mbappé, e quindi magari ci metti una o due stagioni gliel'ha fatta la mossa Gatti. Esatto, però ma non perché magari no, perché Gatti esatto, magari, più. O magari fra 3 anni non gliela fa più, perché Gatti impara che quel giocatore lì in quello spazio lì lo copre in meno tempo, e quindi la sua, diciamo, memoria muscolare gli permette di arrivarci mezzo secondo prima. Gatti secondo me è un giocatore che la Juve ci sta, ma come ti dico, ci sono serenamente, se uno va a guardare, 10 giocatori in B, non in A, che nella rosa della Juve ci stanno serenamente, che costano un pezzo di pane e che non dico che ti debbano portare a vincere la Champions, però nel contesto in cui ti trovi, che a volte
per prendere uno straccio di terzino destro devi adattare gente da tutte le parti, ti prendi il Frendrup di turno e via. Ma per dire, sul terzino destro, problema nostro annoso, basterebbe andare su Mulazzi. Abbiamo preso sì, però per dire, a sinistra c'è Ealing, che se lo ricostruisci un po' più indietro, secondo me è uno che vale. Però la stessa cosa, dalla primavera abbiamo preso tutti, secondo me il più buono rispetto a quello che c'è nel ruolo, perché certo Sulé è buono, ma di mezzi trequartisti, mezzi esterni, il mondo è pieno, cioè tra i trequartisti esterni giovani del mondo, Sulé cos'è? È il 200esimo, è il 250esimo. Poi anche un ruolo a cui chiedi di fare la differenza. Esatto. Se volete andiamo via noi ragazzi. Fate voi sì, ciao no, ragazzi, no. Grazie. No, mentre terzini destri, la Juve nelle sue giovanili c'è Mulazzi, che secondo me appunto rispetto a quella che è la penuria nel ruolo è un giocatore fortissimo, cioè a livello europeo non ci sono 20 giocatori dell'età di Mulazzi che hanno le stesse qualità, secondo me, poi magari in carriera si rivela un brocco, però io avrei dato una chance anche a lui, per dire, chi lo sa. Che ti sei perso, Juventino Appari? Tante cose, considerazioni di Francesco Andrianopoli, avvocato F. Andrianopoli, Fletcher Lind su Twitter. Ti sei perso Stefano Salandini, che ci ha parlato di plusvalenze, ma ora comincia tutta un'altra parte di trasmissione, e ringrazio ancora, so che Leonardo può stare poco, ma Claudio, Giovanni, ragazzi, per noi sono baluardi di notizie e di Claudio anche juventinità totale. Francesco, io ti ringrazio, vi saluto. Noi ti dovremo ridisturbare, e tu sappi che io so da avvocato che la pausa 2-3 è una pausa pranzo 90 volte su 100, quindi io ti disturbo senza problemi in quell'arco. Assolutamente. Ciao Francesco, scherzo, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Grazie mille. Davvero Leonardo, tu devi andare. Sì, io ti chiedo. Sì, mi fermo ancora un attimo, volevo, se posso, vai. Dire tre o quattro cose. Vai, e poi veramente, perché mi ero appuntato. Mi ero puntato ovviamente sui temi un po' più miei, il sistema Juventus, il sistema plusvalenza, no, che sentiamo ovviamente con termini, come dire, di una cosa deteriore e disprezzabile. Mi chiedevo in questi giorni un po' di cose. Mi chiedevo ad esempio, cosa che è capitata e capiterà, mi riferisco per esempio a quando Arthur tornerà indietro e magari dovremo svenderlo da qualche parte, per fare solo un esempio, che cosa ne è poi delle minusvalenze. Cioè, quando Higuain abbiamo dovuto stralciare una parte del valore, lo stesso Cristiano Ronaldo. Cioè, delle volte, però sono considerate sicuramente in buona fede, come dire, quelle non le hanno certo, quello è. Magari noi avevamo gonfiato Pjanic per avere... Certo. Arthur, adesso facciamo la minusvalenza, ma è normale. E sistema. Scusami, l'ho chiamato Ziliani, spero, Claudio, con la U e non con la I, non credo di averlo chiamato Ziliani. Vai, scusami. Sistema, mi chiedo se è un sistema anche quando noi diamo centinaia di milioni ai club italiani per Higuain, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic stesso, che Bremer, cioè, lì non è mica più un sistema. E poi ho visto anche delle ansa che riguarda questa roba che è stata portata poi a nostro carico, di questi schemi che giravano nei file Excel in società, dove c'era scritto valore reale in caso di scambi. Questo è interessante, ascoltate, cosa vuol ecco, dire Leonardo. A me questa cosa, volevo fare una minima digressione, è capitata 20 anni fa con un pubblico ministero. Io fortunatamente non ero una sua vittima, ero solo un consulente, ma che contestava per pagine e pagine una prassi classica che era quella di fare dei finanziamenti intercompany dentro un gruppo. Eravamo alla procura di Napoli e noi a spiegare che questa era una cosa normale. Qui stiamo parlando del fatto che, per esempio, l'operazione Pjanic Arthur, l'abbiamo appena citata, 60 milioni Pjanic, 72 Arthur, valore diciamo netto tra i due 12, probabilmente in società c'erano degli schemi in cui dicevano 12 il valore cosiddetto reale, e possiamo dire che reale non era un gran bel modo di intitolare quella colonna, ma semplicemente il tesoriere della Juventus, se fossi io, mi interesserebbe anche poco se 72 vanno, 60 vengono. Mi interessa capire che incasserò 12, che era quel caso lì. E quindi era semplicemente un modo di comunicare all'interno degli uffici per cui i
il valore di cassa era di 12 milioni in quel caso. Ricordo anche che in terza ragioneria ci hanno insegnato che in partita doppia è vietata la compensazione delle partite. Se io ho un credito di 100 verso Massimo Zampini e un debito di 40 da Massimo Zampini, non posso scrivere in contabilità 60, che è il netto. Devo scrivere 100 e dall'altra parte 40. Questo è un classico. Quindi io non so come si faccia ad argomentare che le operazioni di cosiddetto scambio devono essere trattate al valore netto. Cioè non lo riesco proprio a capire da un punto di vista della partita doppia. Sono tutte considerazioni molto tecniche, però... Però questa è molto chiara, scusatemi, lo dico ancora io, credo più chiaramente perché non ci capisco nulla, paradossalmente, mentre Leonardo è fin troppo preciso. Pjanic Arthur, 60-72, la Juve scriveva valore reale 12, cioè mi entrano in cassa 12, reale, quindi la procura ha detto ma allora era 12 il valore reale di questo, e non era reale, era effettivamente il cash o comunque quello che sarebbe entrato la differenza. Questo portava al paradosso, lo scrive la memoria Juve, e Leonardo ce lo sta raccontando molto bene, che Bonucci Caldara, il calciatore Leonardo Bonucci, 4 anni fa, che non era esattamente più scarso dei giocatori del mondo, valesse 0. Vero scambio, vecchio, Bonucci Caldara, 35-35 se non sbaglio, valore reale, scriveva la Juve, 0. Quindi secondo la procura e quindi forse secondo il giudice, lo vedremo lunedì, la Juve avrebbe attribuito il reale valore ai Bonucci, 0 avrebbe attribuito, invece l'ha venduta a 35 facendo questo furtarello così. Non è così, questo vabbè, però ragazzi possiamo fare poco, noi possiamo solo spiegarlo se ci capita. Leonardo, noi ti ringraziamo molto, è stato chiarissimo e purtroppo ci servirebbe. Grazie a voi. Ciao Leo. Ciao Leo, allora ragazzi io vi do la parola, dando questa introduzione, ve la do così, leggendo, l'ho promesso al mio amico Mario Scola di Urbe Bianconera, leggendo il comunicato della Juve Official Club Lazio, ci chiedono di riportare iniziative dei tifosi, e noi ragazzi chi siamo per non riportare le iniziative dei tifosi? Ci sono 1000 club della Juventus, noi lo riportiamo, e al di là delle singola protesta, a me comunque fa piacere che gli Juventus Club a loro modo trovino un'unione per reagire, e io quindi lo leggo, mi faccio ambasciatore di quello che dice per esempio lo Juventus Official Club Lazio, che ha fatto questo tra l'altro con i club di Amburgo e Berlino. Lo faccio rapidamente, c'è tutta la premessa sulla penalizzazione in corso, non c'è violazione dei principi e norme del codice di giustizia sportiva, c'è la premessa, non è, ripeto anche qua, complotto cose, e dire è una violazione che non c'è una norma che comporti questa violazione, quindi, e tutto il resto, peraltro la penalizzazione durante il campionato, la regolarità del campionato, tutta una serie di premesse, e in attesa delle motivazioni e del collegio di garanzia invitano tutti i soci e i tifosi, nel pieno rispetto della soggettiva e inalienabile libertà individuale, a disdire gli abbonamenti alle Pay TV, quotidiani, sportivi, online e cartacei, evitando in questa fase di seguire o prendere parte a trasmissioni TV e radio, in canali web, network, mal disposti nei nostri confronti, privilegiando invece i media gestiti o direttamente riconducibili alla nostra squadra e ai nostri colori. Noi lo siamo? Siamo gestiti o direttamente riconducibili? Gestiti no, forse riconducibili lo siamo. Coordinarsi di volta in volta a seconda dell'evoluzione di queste vicende rispetto a una presenza consapevole e responsabile all'interno degli altri stadi e a tutte le possibili azioni e iniziative visibili e sempre assolutamente non violente. Questa è la base, ragazzi, sempre non violente, si passa in un secondo la parte del torto, privilegiando fortemente la presenza all'Allianz Stadium per far sentire il nostro amore e calore nei confronti della gloriosa maglia bianconera. E inoltre, sempre in attesa del futuro pronunciamento, ci riserviamo di promuovere a stretto giro ulteriori azioni esclusivamente all'insegna della non violenza, del rispetto, invitando altresì tutti i soci e tifosi a non prendere iniziative in assenza di un'azione coordinata che garantisca appunto unità di intenti, sicurezza, rispetto, perché noi sì che ci teniamo, delle leggi e delle normative vigenti. Io ho letto questo dello Juventus Club Lazio, me l'ha mandato ieri l'amico Mario Scola, sono in tanti che lo fanno, e noi ragazzi come Juventus riportiamo le iniziative dei tifosi. Claudio, hai aspettato veramente un'ora per poter dire qualcosa, anche Giovanni po' meno e Luca ancora meno. No, perché ha parlato solo gli altri due? No, però abbiamo fatto domande soprattutto, ora vorrei le considerazioni. Claudio la voglio un po' umorale, contesto, clima, scelga lui, e con Giovanni andiamo anche sulle notizie, gli aggiornamenti, le parole di Elkan anche, Claudio, ti ha soddisfatto? Io posso pure partire da qua. Ah, perché ha parlato? Lo vuoi ancora più duro? Ti ha soddisfatto? Dimmi tu. Ma perché ha parlato? Vai, diccelo tu se ha parlato.
Non lo so, io ho visto nei 20 anni dell'avvocato, su 2 quotidiani a cui lui ha concesso l'intervista, l'ho visto. E poi dopo, stamattina, ho visto ripresa una parola. È un po' come l'intercettazione. La ripresa, sì. Dobbiamo dirlo, è Corriere dello Sport. Sì, prima pagina, sì. L'ha ripresa. Vai, quello di Ecco le Prove, il giornale di Ecco le Prove. Sì. No, io se ti dicessi sono rasserenato da quello che ha detto l'avvocato prima, no, sono ancora più arrabbiato ed alterato, perché mi sembra abbastanza evidente che stiamo vivendo in una situazione in cui noi abbiamo passato, secondo me, tutti quanti correttamente ascoltando giudici, avvocati, specialisti, tributari che ci spiegavano che la Juve non avrebbe corso nessun pericolo e che se casomai incredibilmente avessero provato un comportamento dal punto di vista tecnico irregolare, allora l'ammenda ai singoli amministratori. E invece pronti via, siamo partiti con 15 e scopriamo che la difesa ancora una volta non viene sentita, scopriamo che il procuratore cambia articolo, siamo arrivati al reato di permalosità e siamo arrivati alla sentenza politica, eccetera, eccetera. Io sinceramente, vivendo da questo, in questo mondo anche dal punto di vista lavorativo ormai da oltre 30 anni, pensavo e speravo che avessimo superato la faziosità dal punto di vista delle istituzioni, ma questo non vuol dire che ci sia, come diceva adesso Massimo, un complotto in atto contro la Juve, perché non lo credo assolutamente. Però una faziosità nel momento in cui anche le istituzioni o parlano o affrontano certi procedimenti e situazioni in base e in differenza alla squadra che stanno trattando, io la vedo e questo mi sconvolge ancora un po'. Perché allora a questo momento, guarda, arrivo all'esempio famoso di Juve Atalanta dell'avvocato Grassani. A me non dà fastidio che ci sia l'avvocato Grassani, tanto che prima sia da zone 5 minuti prima e 5 minuti dopo sia la Rai con un'altra cravatta, mi fa sorridere. Ma detto questo, a me non dà fastidio che ci sia l'avvocato Grassani, certo, a spiegare dopo Juve Atalanta quello che è successo. Però allora, io ho vissuto, guarda, 7 anni a Mediaset, non a fare la telecronaca del tifoso, ma del fazioso. Cioè il mondo sapeva che se metteva l'audio di Zuliani aveva a che fare con uno che spudoratamente diceva che c'era rigore per la Juve perché era tifoso della Juve, anche se magari aveva ragione, no? Perché la presentazione era fazioso. Allora io, se mi inviti l'avvocato Grassani, pretendo che me lo presenti come l'avvocato Grassani è l'avvocato che difende il Napoli. Tante società, tra cui il Napoli. No, diciamo la cosa in particolar modo il Napoli. Il Napoli. È perché allora cambia un po' tutto. E invece tu me lo presenti come avvocato esperto che ci... No, non è un avvocato esperto che ci spiega. È un avvocato esperto che ti spiega, ma quando va sul caso Osimhen ti dice che non c'è niente. Perché è l'avvocato del Napoli. Capisci? E allora io di questa cosa sono alterato e stufo, perché io spendo, ma anche volentieri, dico la verità, perché è una cosa che mi ha sempre anche appassionato prima, io spendo le mie 2 ore dalle 5 di notte alle 7 del mattino a farmi la rassegna stampa, che non è il titolo, è il giornale dalla pagina 1 alla pagina 24, 36, 48, 58, ci sono i supplementi, leggendo tutto. E siccome mi leggo tutto, io lo so che poi il collega giornalista mi dice no, ma noi l'abbiamo scritto, ma se tu fai un titolo con la Juve, l'UEFA, Nyon, gli stipendi, cosa rischia nell'UEFA, poi a pagina 12 mi fai un articolo con la difesa della Juve, va, e in fondo all'articolo, dove ci arrivo solo io praticamente, c'è scritto che la Juventus dice che ci sarebbe anche una telefonata in cui non c'è dolo. È diverso che fare un titolo in prima pagina con Ecco le Prove piuttosto che La pistola fumata. È diverso o no? Cosa rimane alla gente? Rimane che stamattina io sento una trasmissione radiofonica dove c'è un collega giornalista professionista che dice e beh, d'altronde nelle intercettazioni l'ha detto Agnelli che erano false le plusvalenze. Dov'è l'intercettazione che Agnelli dice abbia fatto plusvalenze false? Non c'è. Ma gli è rimasta sta roba qua. Capisci perché sono alterato? Poi è ovvio che noi siamo tifosi della Juve, no? Oltre che giornalisti, avvocati, e quindi approfondiamo, purtroppo dal 2006 in poi siamo diventati, scusami Massimo, ma tutti avvocati qua, specialisti, che non dovremmo esserlo, e quindi ti diciamo queste cose. Ma il tifoso, giornalista, avvocato dell'altra squadra, a meno che non sia come quello che hai sentito tu intieri, che correttamente dice buongiorno, io sono del Milan, sono pure un ultras, però... sono appassionato di diritto e ti dico che così non va. Ma è uno. Gli altri ti dicono tutti, ladro, vergogna, fatture false. Cioè, adesso, ragazzi, prima parlavate di nero.
prima parlavate di nero. Il nero non è mai, al momento non è mai uscito da niente, no? Cioè, io ho sentito prima del derby d'Italia femminile in diretta sulla 7 il direttorone dire: io sarei preoccupato semmai per i soldi in nero pagati a Ronaldo. Quale? Capito? Cioè, questa cosa, cioè, è capito, siamo arrivati. Tipo, questo è molto grave, ragazzi. E là pure sarà un'altra battaglia per far capire almeno di cosa si parla. Si parla di una scrittura privata e della contabilizzazione, l'ha detto bene l'avvocato. Non di nero. Poi se si scopre il nero... Ho capito, ma qua di tutta questa roba che noi stiamo discutendo, agli altri rimane nero, falso, campionato taroccato. No, ma siamo impazziti. Allora, Claudio, io ti ringrazio per questa introduzione. Chiedo anche a Giovanni, parto anche a te, Giovanni, dalla stessa domanda, poi ovviamente anche Luca, ma noi qua siamo di casa. Chiedo anche a Giovanni, parto da Elkan. Ti chiedo, spogliati un attimo dal tesserino da giornalista, mettilo da parte, no scherzo, lo si tiene sempre, lo so, dentro di voi, ma ti chiedo da osservatore bianco-nero, o anche da osservatore esterno, e quelle parole, tu dici, cavolo, Elkan c'è, rispetto al passato, così, al 2006, sappiamo, Elkan c'è, è deciso e lo dice nel modo giusto, o ti dici, ha detto quello che doveva, ma non mi sembra pronto a... Io personalmente non voglio più sentire, ma sempre per una questione davvero personale, non voglio più sentire delle analogie col 2006, col passato in generale. Credo questa sia una pagina di storia completamente nuova e credo lo si legga anche dalle azioni e dagli approcci di personaggi che in Juventus sono la Juventus. Le parole di Elkan sono forti. Sono forti le uscite di Scanavino, così come quella di Ferrero durante la presentazione, appena insediato nel ruolo di presidente del club. A me non sembra una società impreparata, a me sembra una società che sa bene cosa deve affrontare e si è organizzata con tutte le professionalità necessarie per smontare situazioni che obiettivamente mi sembrano aggrappate a logiche che nel mondo di oggi, nel 2023, nello sport del 2023, non possono più esistere. Non possono essere più le logiche del tifo a orientare le leggi. Non può essere più un titolo di giornale, se di quello vogliamo parlare, a orientare determinati giudizi di chi invece è messo lì per garantire tutti allo stesso modo. E credo le parole di Elkan, come quelle di Scanavino, come quelle di Ferrero, oggi siano la garanzia massima per il tifoso della Juve, che merita rispetto, così come rispetto lo meritano i tifosi del Milan, dell'Inter e di tutte le altre società. Con un aspetto, questa che abbiamo il piacere e l'onore di raccontare è l'unica vera grande azienda applicata al calcio in Italia, perché fino a quando parliamo di calciatori e di dinamiche di campo finiamo per coinvolgere molti, ma la Juve non vive e non ha bisogno delle plusvalenze per vivere, non vive solo per quello che fa all'interno del campo, ma è un'azienda molto più grande che si è organizzata proprio per sviluppare il proprio brand e in Europa e nel mondo anche attraverso delle altre attività. Dico banalmente, qui l'accusa non è che allo store della Juve si vendono i cubetti di ghiaccio per ciondoli d'oro, perché se fosse quella lì l'accusa, secondo me se ne accorgerebbero molto meno persone, molto meno sportivi, e questo credo sia la grande differenza, al contrario, che mette la Juve un passo in avanti rispetto a tutte le altre società. Il calcio, così come buona parte dello sport in Italia, si fonda su sentimenti, sulla pancia. Chi deve far rispettare le regole deve staccarsi, deve mettersi in una posizione oggettiva. A me, detto fuori dai denti, provvedimenti che sono stati presi nei confronti della Juve di fronte allo stesso provvedimento che viene preso nei confronti degli altri 8 club coinvolti nel caso plusvalenze, parlando di sistema, non è che non convincono, li fanno saltare dalla sedia, perché avendo il dovere di fare informazione, e qui il tesserino me lo tengo stretto,
non posso non rendermi conto che c'è qualcosa che non va. Ed è per questo motivo che forse in passato, in un momento in cui i media avevano, non lo so, si fondavano su logiche un po' diverse e si sviluppavano su altre dinamiche, forse avevano un ruolo diverso rispetto a oggi. Oggi ci sono 10 milioni di modi per rappresentare le proprie idee e non credo la giustizia sportiva possa fare così, con un'azione di pancia, possa gestire il proprio ruolo. Quindi aspettiamo di capire cosa ha portato la Corte federale a prendere un determinato provvedimento. È già palese che è un provvedimento ingiusto. Ma anche perché diranno, Giovanni, io veramente penso che diranno non potevi comprare Vlahovic, non potevi comprare quello, hai creato questo sistema, hai falsato i campionati, hai comprato giocatori, non lo dico per sminuire o per, suppongo veramente che andrà così, come dire, hai fatto questo sistema. No, però scusa Massimo, però perdonami. No, esatto. Perdonami, per chi si fosse perso magari tutto l'intervento dell'avvocato di prima, riassunto proprio su quello che dici tu, perché questo è fondamentale, perché io prima ho chiesto, scusate, ma quindi la slealtà, visto che siamo partiti dalla prosperenza e siamo finiti alla slealtà, quale sarebbe? La slealtà probabilmente nell'ottica del procuratore e della corte che ha bastonato oltre la richiesta del procuratore è quella che stavi dicendo tu, no? Cioè, secondo quello che noi pensiamo di aver dimostrato, la Juventus ha creato un sistema per cui sleale, perché non avrebbe potuto fare mercato, perché non si è messa le mani in scala. Ma in realtà abbiamo visto, e non c'è bisogno né di essere PM, né di avere le intercettazioni, né di aprire un'inchiesta nella Procura di Torino, della Repubblica Italiana, per sapere quello che dovrebbero sapere e capire tutti, che non è assolutamente vero, perché, come diceva prima il nostro amico, un conto è la plusvalenza fittizia, che quindi non presuppone uno scambio di denaro, perché io valuto 1,80, tu 80, e quindi scambiamo i giocatori e non c'è movimento di cassa, è una plusvalenza fittizia. Cos'è accaduto? Mi è sparito Claudio, sono apparso io. Luca, chiedo anche a te le parole. Tu ieri hai fatto Elkan con Antonio. Massimo, posso, sì, perché ho letto un commento. Vai. Che al quale vorrei rispondere. No, ma non è, cioè, il vieni qui a dire che è giusto, però lavori per. Okay. Te lo faccio vedere allora, Albanese, ma okay, giusto a noi vieni a raccontarlo, tu che lavori a Gazzetta Sportiva, mica ce l'ho con te, però. Ok, no, bene. Io però a questa cosa voglio dare una risposta, perché oggi chi deve fare informazione deve fare informazione. Il tifoso della Juve, però, perché dico non si deve pensare assolutamente al passato? Perché allo stesso modo il tifoso della Juve, secondo me oggi, non deve farsi condizionare di quello che è avvenuto in passato e deve rimanere concentrato sui fatti. Oggi il provvedimento che è stato preso nei confronti della Juve, aspettiamo chiaramente le motivazioni, ma sembra palesemente ingiusto. E al momento in cui la massima rappresentanza del club viene allo scoperto dicendo ci difenderemo, non per interesse solo della Juve, ma per interesse del principio basilare dello sport, quindi per garanzia di tutti, io non vedo perché oggi il tifoso della Juve debba farsi condizionare o farsi prendere dall'ansia, dalla paura di che cosa. È evidente che il meno 15 oggi in classifica fa impressione. Ma è altrettanto evidente che. Però ti faccio una domanda io, Giovanni. Nei confronti della Juve è ingiusto. Ti faccio una domanda io, Giovanni, ovviamente. Però, cioè, per chiudere, io faccio il mio lavoro di informazione, ma oggi il tifoso deve assolutamente affidarsi solo ed esclusivamente ai propri dirigenti, che stanno facendo quello che si deve e hanno anche la competenza per affrontare la situazione. Sì, devo dire che Scanavino, per esempio, ha rimarcato tantissimo ancora poi nella prima uscita, nel contraddittorio prepartita Juve-Atalanta on the Zone, questo discorso della preparazione e del fatto che il CDA sembrava, e lui confermato che è, molto mirato, cioè è proprio quasi specifico per questo tipo di situazioni, ha puntato molto ancora sul discorso della preparazione, della competenza, l'ha sottolineato, credo, tre volte nel discorso, nelle varie risposte che ha dato, e quindi effettivamente
come dire, guardate che noi comunque lavoriamo proprio ad hoc, chirurgici, siamo un gruppo di lavoro chirurgico su questa situazione, tant'è che l'ha definita sostanzialmente la fase 1, no? Dando poi a tutto il resto a cui noi siamo così interessati la dicitura di fase 2, che è la parte magari più di ricostituzione del lato football, del pensiero di squadra, del progetto tecnico, in parte anche del progetto industriale, nuovo, declinato poi sul progetto tecnico, perché comunque non si esula dal fatto che Agnelli poteva aver torto su 100.000 cose, ma alla fine o sei il Manchester United che hai fatto delle cose con 20 anni d'anticipo, oppure il motore che ti fa funzionare, tutto il resto è comunque il campo. Su questo non c'è dubbio che poi sono dei risultati, diciamo, all'altezza delle aspettative, che non è per forza vincere. Io volevo fare una domanda a Giovanni, però, rispetto a questa distinzione corretta tra l'aspetto professionale, i fatti, prendere atto, eccetera, e l'aspetto anche un po' della percezione, no? Noi lavoriamo, Giovanni, io e te, in redazioni diverse, non abbiamo sovrapposizioni. Io ti chiedo, quindi, e ho la sensazione, o meglio, ho la certezza da oggi, ho la certezza che quella che si respira ogni giorno, da venerdì in avanti, da venerdì che ha segnato comunque uno spartiacque, in avanti, è una sensazione ogni giorno più di un aroma sempre più di bruciato, o comunque di forte preoccupazione o di forte scosse anche sulla possibilità che la Juve subisca molto altro oltre a quello che si è già visto. Io ovviamente parlo come aria anche in base a rumors, cose, cioè i rumors ottimistici anche qua per i tifosi noi non siamo in grado di riportarli. Poi possiamo dire Elkan ha detto questo, Scanavino ha detto questo, lo hanno detto chiaramente, il gruppo è tecnico, la Juve si difende e lo fa esplicitamente, non per intuizione, ma l'aria che a me arriva da venerdì a oggi, l'onda che arriva crescente, è pessimista. E attenzione, perché, ripeto, anche da colleghi neutri e da fonti neutre non è tranquillizzante. Ti chiedo se anche nel tuo ambito, parlo di percezioni e sensazioni, non dei fatti, arriva allo stesso tipo di aria oppure no? Luca, la percezione sì, potrebbe portare verso del pessimismo. Bene, è altrettanto vero. Un po' di allegria ci sta in questi giorni, vai. Vero. Però è giusto che io e Giovanni vi portiamo anche quello che potrebbe essere l'onda di dopodomani. La questione è abbastanza semplice. Ci si aspettava qualcosa di più sulle manovre stipendi, perché lì obiettivamente ci sono degli strumenti che dettano il percorso. Se quel percorso non l'hai fatto, evidentemente vai incontro a dei provvedimenti. Sì, sul caso plusvalenza, invece, Giovanni, quello strumento non esiste. Scusami Giovanni, ti faccio finire una cosetta sugli stipendi e poi andiamo avanti, ne parleremo più avanti, ci daranno 15, 30, serie B, non lo so. Anche lì, parlando con gli esperti di diritti sportivo, prima ti spiegavano tutti, prima, tuttora, che la norma che prevede penalizzazioni, eccetera, eccetera, per contabilizzazione, c'è sempre quell'articolo 31, ci sono i vari commi, poi le penalizzazioni o peggio retrocessioni o peggio altro te le danno se tu l'hai fatto per iscriverti al campionato. Allora, se è così, alcuni sostengono sia così, io non ho nulla, non do sentenze, se è così diamo per scontati punti di penalizzazione, di più, di meno, così. Se si ritenesse che la Juventus avesse la possibilità comunque di iscriversi al campionato, anche lì, ripeto, non lo dico da esperto di diritto sportivo, quindi faccio proprio Massimo, quando no, tu vai ad appoggiarti, non tu Massimo, tu controparte, a comportamento, uso un termine che magari non è l'articolo 4, ho capito ragazzi, però no, ma adesso io non so se è l'articolo 4 e non so neanche se uso la dicitura giusta, ma il concetto è semplice, il comportamento sleale 4. Hai preso tutti gli altri articoli del codice di giustizia sportiva, li puoi buttare nel necessario di immondizia. Però Luca, lì volevo arrivare. La tecnica sarà la stessa, ce l'hanno preannunciato, lo sappiamo in tutte le redazioni redazioni d'Italia. Lo dobbiamo dire. Io volevo arrivare. No, io però volevo. Noi dobbiamo essere condannati perché lo dicono nelle redazioni d'Italia.
chiudiamo il paese. E sì, c'è il diritto, è un'altra cosa. Poi no. Ecco, cioè, io mi volevo arrivare. Però intanto scusate, perché purtroppo lo annuso anch'io il clima, quindi questo va assolutamente bene. Dopodiché, certo. Punto numero uno. Punto numero due, e scusa, mi sono crollato perché la ricarica del telefono era fittizia, non era reale, quindi insomma è crollato il telefono. Ma punto numero due, ed è quello che dicevo prima, e va anche sulla manovra stipendi, finiamo sempre lì. Se la risposta difensiva della Juve viene scavalcata e non viene accettato il concetto che la Juve si poteva iscrivere ai campionati, la Juve qua, nei 15 punti, non era sleale perché alla fine ha ricapitalizzato, cioè le plusvalenze non è che eliminano il problema, la manovra stipendi non è che elimina il problema, lo sposta. Quindi, come diceva l'avvocato prima, io faccio sempre un esempio banale ma che è di vita vissuta di tutti noi prima o poi, è da quando ci hanno aperto la possibilità di comprare qualsiasi cosa a rate. Prima cosa facevamo nelle famiglie, che non c'era la possibilità di comprare cose a rate? Non puoi comprare. Rinunciavamo. Non si compra. È uguale con i calciatori, è uguale. Quindi cosa abbiamo iniziato a fare? Televisore, 10 anni a rate, macchina, 20 anni a rate. Poi però arriva il giorno in cui il conto deve quadrare. Allora, la Juventus non è che ha beneficiato di un qualcosa che ha falsato il campionato o che è stata sleale nei confronti delle altre. La Juventus, come il Napoli, come il Genoa, come il Milan, come la Roma, come la Lazio, basta guardare le plusvalenze che hanno fatto anche gli altri, ha spostato il problema ad un altro bilancio. Poi è arrivato un giorno in cui la proprietà Exor ha detto: signori, basta, abbiamo un buco di 200, di 250, andiamo. Di quello che è. Andiamo a rotta. Esatto. Adesso noi ripianiamo, ricapitalizziamo, mettiamo i soldi veri, e da questo momento in poi si fa un'altra politica. Ma li ha messi. Se non avesse ricapitalizzato, allora sì che c'era il problema, perché tu sei in un... Certo. Cioè, praticamente sarebbe successo quello che è successo alla Parma. Claudio, l'Inter ha ricapitalizzato? L'Inter ha ricapitalizzato? L'Inter... Non me la fedi, mi hai fatto dire una parola, sono 10 anni che non la dicevo. Ho vinto, cascati. Ho vinto qualcosa. Però perdonatemi. Vai, scusa Giovanni, abbiamo... ti ho interrotto prima. Vai. Ma non è che noi non abbiamo alcune spiegazioni da parte della Juve in mano. Le abbiamo, e come? Perché quando la Juve va a fare una modifica sulla proposta di bilancio che poi porta all'assemblea di dicembre, la Juve spiega che ha fatto delle modifiche tenendo conto delle segnalazioni volute da Consob, pur essendo convinta di avere agito negli anni precedenti in maniera corretta, perché ha semplicemente interpretato, rimanendo nelle regole, in maniera diversa il caricamento di quelle somme. Il principio contabile. Esatto. Ok. Quindi sta dicendo che sono anche qui, cui l'accusa dice, secondo me, ecco, dovevi metterle lì. Ma infatti io posso dire, dato che la giustizia, che la giustizia ordinaria, io non so se sia seria, ma è sicuramente più seria, sarà una battaglia di cavilli legali, io, che legittima o no, in cui non ci capirò una beata fava quando accadrà, ma sarà poi con un esito di fronte a fior di consulenti che si confronteranno per mesi e mesi, e se ne uscirà con qualcosa. E lì, ma qua siamo su tutta un'altra sfera, non so neanche fare la partita doppia. Luca, aspetta un attimo, però. E di burocrazia contabile non può trasformarsi nel primo grado della sentenza sportiva in meno 15 slealtà. E qui primo e secondo assieme. È manovra primo e secondo assieme, Claudio. Primo e secondo assieme. Cioè non hai neanche la possibilità di difenderti, che è ancora peggio. Però vi dico una cosa. Che nella visione peggiore di questo scenario, secondo me comunque c'è un grande margine che il tutto possa riprendere una strada normale. Perché al momento in cui tu mi dici che la Juve non è stata sportiva nell'aver fatto le plusvalenze, e queste plusvalenze non le ha fatte da sola, e se in effetti ha portato avanti un sistema
il sistema e non può che farlo con altri club, e se quei club li vai a prosciogliere, sono d'accordo, ma qui o penalizzi tutti o non penalizzi nessuno, scusami, pur giudicando o dovendo giudicare allo stesso modo, no, la stessa azione. No, ma Gio, ma al di là che ne ha fatti anche gli altri, ma la slealtà nei confronti degli altri club del campionato quale sarebbe nel momento in cui a Milano c'è una società, visto che prima la citavi, c'è una società che ogni giugno deve fare un tot di plusvalenze per metterlo a posto e le fa. Quindi che dove ci sono le altre squadre che vivono nel nostro campionato dei soldi che gli dà la Juve. La Fiorentina di Commisso, cari amici viola all'ascolto, vive degli ultimi anni dei bilanci. Perché se Vlahovic ha fatto 3 anni di bilancio. 50 milioni di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Quindi Bernardeschi l'avevo pure dimenticato, hai ragione. Ci devono ringraziare. Il Napoli si è arrivato fino a qua perché si è beccato 90 cucuzze vere di Higuaín da noi. La Roma, ragazzi, si è beccata 30 e passa di piani veri da noi. No, non solo. Ringraziare. Qual è non solo. Sulla linea dello stesso principio. Poi voglio leggervi una cosa, vai. Sulla linea dello stesso principio. Al momento in cui da Napoli dicono i giocatori della primavera non li puoi regalare, giusto? A quanto li vendi? 5 milioni di euro. Ma ragazzi, le somme che sono state associate... Non è quanto li valuti. Lì il problema, e se quello finisce in niente noi abbiamo i punti, veramente c'è da fare un altro che la class action. L'Italia, ma quella è la questione. Lì il problema è che c'è un giocatore... Deve esserci un'equità nei giudizi. ...che non ha mai visto quella città, ma ragazzi... Che è ancora peggio. Che è ancora peggio. Qui tutti i giocatori che sono sotto la lente e che sono finiti nell'ambito del caso plusvalenze sono tutti giocatori professionisti. Certo. E anche l'operazione... l'operazione Tonghia a che comunque riguarda due giocatori che hanno grandissima prospettiva. Ma giocare in Serie A, chi ha giocato appunto in Marsiglia, ma soprattutto tutti, come dice Claudio, tutti si sono spostati, cioè nessuno è rimasto per 3 anni da noi o andato, cioè l'operazione che ha fatto il Napoli che per prendere Osimhen con giocatori che non giocano neanche più a calcio, perché quello è ha una valenza peraltro fuori dal normale di fronte a quello al provvedimento che è stato preso. Secondo me, nei confronti della Juve ci sono due cose su quello che state cioè dicendo. L'Inter per affittare Lukaku ha messo di mezzo il miglior calciatore che aveva in primavera, casualmente valutato giusto i 2 anni di prestito che deve dargli per e quel Casadei proposto al Torino per chiudere l'operazione Bremer viene fuori Cairo e dice: signori, per me i ragazzini non possono avere determinati parametri. E dopodiché te lo vende l'Inter al Chelsea per 15 più 5. Ora, la questione è sicuramente italiana, ma in Europa? Allora, scusate, io voglio dirvi due cose. Ma poi, ragazzi, ma scusa Massimo, l'illusione in cui ieri ho lottato con questo, dimmi, non c'eri tu, quindi magari se ho detto una fesseria, ma l'illusione che sta passando, il messaggio illusorio della politica, sia politica diciamo nazionale che politica sportiva, che adesso possono rifare le regole. Ma ragazzi, ma le regole nell'ambito del player trading, delle valutazioni dei giocatori, non è che l'Italia, la FIGC possa far da sole, il ministro dello sport, non è così. Siamo dentro un sistema europeo nella, diciamo così, sia in quanto a politica, sia in quanto a politica sportiva, sia per quanto riguarda le norme della comunità, sia per le norme UEFA o addirittura FIFA. Cioè la regolamentazione del player trading, degli agenti, tutte queste cose non sono norme fisici, puoi creare delle sottonorme, ma non puoi andare a contraddire o a modificare o a snaturare le regole che sono super liberiste al momento della UEFA, della FIFA e della cosa. Quindi questa roba che stanno dicendo è una cosa, come dire, bisogna cambiare perché qualcuno ha fatto delle cose sbagliatissime, ma poi non se cambierà no, nulla. No, ma non cambierà nulla! Perché o la normativa la cambia la FIFA, o la cambia la Comunità Europea, o certo. A Bodi non può cambiare nulla, lo deve dire, lo deve dire. E servono strumenti veri, se no continuiamo certo. A raccontare il calcio del popolo che non esiste. È la Superlega che qualcuno non vuole, che esiste come? Perché in Premier League esiste già da anni. Perché quella Superlega lì. Ma sono stati bravi loro, eh? Non è, io non sicuramente, non ne faccio una colpa. Sì. No, ma bravi. Che colpa?
Però qui o ci riorganizziamo in maniera seria, oppure facciamo le premiazioni in vestaglia, perché di quello si tratta. Ragazzi, fatemi dire una cosa però, sto cercando di dirla da un po', quella di Abodi di oggi, perché Luca ha giustamente citato le frasi di Abodi dei giorni scorsi. Sì, esatto, io mi sono fermato a ieri. Sì, esatto, siccome oggi Abodi ha parlato, tanti l'hanno riportato, ma lo leggiamo qua, mi interessa un parere di tutti e tre. Io ho già detto sul ministro Abodi, oltre al breve scambio che ho avuto quando ha risposto a Zigliani, e ho detto no, è un ministro però che si interfaccia con gli avvelenatori. Dicci bene le vocali però, Esatto, con gli avvelenatori di pozzi, no, chiunque la pensi non come noi, ovviamente, ragazzi, a pari dignità del nostro pensiero, tanti dei nostri amici non juventini così ritengono la Juve debba avere 15-20, io interagisco con tutti, ovviamente non con chi avvelena quotidianamente contro una sola squadra, facciamo i nomi perché qualche collega giornalista mi dice che poi non faccio i nomi. Allora, detto questo, Abodi, io ho avuto quello scambio, io non ho apprezzato, lo dico ancora una volta, del ministro Abodi la frase a inizio dicembre sotto i titoloni di giornale, quando ha detto si può il bello dello sport, si muore e si rinasce. Calma, è un principio validissimo nella vita. Io, ministro dello sport, rispondo a quelle domande sulla Juve dicendo scusate, ma mi state chiedendo di come andranno delle questioni giudiziarie, sportive e penali, state scherzando? Massimo rispetto per l'autonomia della giustizia sportiva, della giustizia ordinaria e dei club interessati, che hanno tutto il diritto di difendersi, ancora non abbiamo neanche capito cosa hanno da dire. Io rispondo così e chiudo la questione. Si ritiene di rispondere, magari si muore, si rinasce, per me ha dato la stura ad altre cose. Ho apprezzato di più quelle dell'altro giorno, le ho apprezzate, perché là ha detto pure, qua non c'è chiaro, anche al di là del diritto, qua ci sono le intercettazioni, là non ci sono, qua c'è un sistema, là non c'è, dice, qua vogliamo capire bene come funzioni, che per 20 siamo in imbarazzo noi a raccontare, a fare informazione, perché non capiamo. Se non capiamo noi che dobbiamo fare informazione, è un problema. Sai però cosa per capiterà, tutti. Giovanni? Ora vi leggo a Abodi di oggi. Sai cosa capiterà, Giovanni? Lunedì ci saranno le motivazioni. Saranno lunedì, questo ve lo posso dire con certezza. E ci saranno le motivazioni, e da quel giorno là saranno, ovviamente, e là è legittimo, perché almeno legittimo, perché sono almeno parole di un giudice, anche se di giustizia sportiva di primo grado poi no, Corte d'Appello federale. E però da là in poi saranno solo ritagli giganti, c'era un sistema Juve, perché lui dirà questo, non potevano comprare Vlahovic, ci hanno falsato campionati, là il sentimento popolare, Juve avviso, è il giorno delle motivazioni, peggiore ancora. Poi starà a noi, nel nostro piccolo, ci ascoltiamo solo tra di noi, far capire se qualcosa non quadra in diritto. Ragazzi, io lo dico alle 3.000 persone qui, non me, non qualunque cosa, cioè fate uscire anche le voci che vengono a Juventus da questo, dal tracciato di Twitch e di quattro social, portiamoli anche un po' fuori, quando ritenete che siano valide e corrette, cerchiamo di portare persone che hanno autorevolezza quando dicono delle cose, noi spesso non l'abbiamo, noi lo ribadiamo, io non sono un tecnico, poi oltre un certo limite non vado, osservo, posso cogliere delle situazioni, parlarne, però poi mi affido a chi ne capisce, Massimo sicuramente... No, su alcune però l'invito che faccio è portare anche un po' al di fuori le battaglie di Claudio, le nostre ospitate con persone che hanno pareri autorevoli. Ieri, per dire, Antonio Barillà, che non è entrato troppo sulle questioni giuridiche, però ci ha portato per esempio una fotografia del nuovo disegno societario. Facciamole uscire, va bene? Ci saremo anche in B. Tra l'altro, che a proposito di uscire, io non lo so. Ci saremo, sì, anche in bici, siamo alla grande. Fai tu, ma mica per commentare Juve Albino Leff, per commentare, commentare le battaglie giudiziarie del sabato pomeriggio. Io sono già pronto per commentare le battaglie giudiziarie, come abbiamo fatto già negli anni di Calciopoli, semmai. No, scherzi a parte, risposta seria, diciamo anche tutto sport con oggi intervista Cataldo Entrieri, c'è un paginone, io vi invito a vederlo, Cataldo Entrieri l'ha anche pubblicato, migliore sarebbe comprare tutto sport o, se c'è online, vederla lì, dove, ripetiamo ancora, avvocato milanista e diritto penale, lo premette sempre, non ho le carte davanti, non sono di diritto sportivo, ma spiega quelle che per lui sono già una serie di violazioni in punta di diritto, e il diritto è diritto, al di là della specificità di un ordinamento, che per lui non possono reggere di fronte a un giudizio di... il diritto non dovrebbe essere di colore, giusto Massimo? Sì, questo no, diciamo almeno dei principi, poi è normale... A me sembra qualcuno, un po' colorato invece in Italia, quello è un grande problema. Perché qualcuno fa bene, devo dire, anche chi dice, ragazzi, il penale dura 10 anni, e vi posso dire una cosa, io da juventino, se tra 8 anni mi arrivasse, oggi niente, tra 8 anni, mentre ho magari
non so, Mbappé in squadra mi arrivasse una penalizzazione perché 8 anni prima magari mi roderebbe pure, quindi quello è giusto che non si aspetti. Io quello che ho detto è forse avrei riunito i giudizi, li avrei giudicati a fine stagione, intanto non falso questo perché la Juve sta giocando con una spada di Damocle, peraltro di notizia saputa il giorno prima, due giorni prima di Juventus-Atalanta, e ora vive lunedì le motivazioni, poi il nuovo processo, senza sapere se lotterà per la retrocessione. Vi dico una cosa, Massimo, i 15 punti te li restituiscono, perché sennò è davvero, lo sport è un'altra cosa, ma quella condizione lì purtroppo non te la restituisce nessuno. Eh certo, io questo dico, lo facevi a maggio, li riunivi, e ci sarebbe già stata l'udienza preliminare, avremmo saputo probabilmente, forse già per quella data, forse no, quali intercettazioni sono considerate valide per il processo, quali sono considerate non, cioè una serie di cose, e dici, io a quel punto, ragazzi, è fine stagione, cari miei, non posso aspettare il penale, la cosa, qua non siamo ancora neanche all'udienza preliminare, non sappiamo neanche se quei documenti e quelle intercettazioni saranno considerate utilizzabili in processo, lo saranno, ma ci sono mille motivi, lo spiega Cataldo Intrieri, questo è un altro modo in cui crediamo di contribuire noi, è stato, apprezziamo tanto che anche tutto sport lo abbia voluto sentire dopo, cerchiamo di farlo. Allora io volevo leggervi di Abodi, voglio un giudizio di tutti e tre, se è stato morbido, se vuol dire qualcosa di buono, di non buono, se lo interpretate, vado, ve lo mostro, anzi, da Mirko e dall'amico Mirko Nicolino, vediamo se si legge, ma purtroppo, come sai Luca, io non so ingrandire, no? Quindi, ed ecco qua, ed eccole qua, ma comunque ve lo leggo, non è un problema. Allora, Abodi su sentenza Juve, mi sono i primi due messaggi. Il mio messaggio è di soggetto istituzionale che non vuole rimanere passivo o osservatore di fattori degenerativi. Non è mai mio intervento, ma collegiale. Non si interviene a gamba tesa sull'intervento, ma solo col presupposto di migliorare il contesto. Poi, ci sono autonomie, ruoli, ma vogliamo dare un contributo per migliorare. Serve senso e responsabilità. Non abbiamo molto tempo, perché percepisco sfiducia, opinione pubblica ed esigenza di comprendere le decisioni. Mi occuperò di questo e si metta un punto per ripartire. Faccio un giro tra tutti e tre, se sono intanto rilevanti, non rilevanti, politicamente che intervengono. Allora dico, io Luca, la mia... Partiamo da Luca. Sono irrilevanti. Però spiegami un attimo perché, fammi un po'... Io non le avevo lette. Sì, sì, sì. Ho commentato anche adesso alcuni slanci di Abodi che non mi hanno convinto, perché non realistico lo scenario che lui cambia le regole, non si cambia niente, cosa vuoi cambiare? Le regole sono quelle e poi vediamo, tant'è che qualora la Juve viene punita per una non regola, dove per regola intendiamo una violazione molto specifica, ma qualcosa che ha un'aura intorno, che ovviamente ha il suo valore a livello etico e morale, ma che resta in una sfera meno precisa. Le altre volte mi sono sempre espresso, come te avevo avuto sensazioni negative su una primissima dichiarazione. Mi ha fatto molto riflettere quella invece in cui parlava di abbiamo bisogno delle spiegazioni. Mi hanno fatto abbastanza arrabbiare quelle del politico, politichese, politicante, che adesso fa le regole e sana tutto lui, ma non ne ha gli strumenti, e secondo me non devi neanche azzardare a dire come di adesso sistemo io con due leggi, perché non è così, perché il calcio ha una sua specificità e segue delle regole che hanno una piramide diversa che quella del ministro dello sport italiano, salvo su alcune cose. Queste che hai letto oggi mi sono sembrate roba molto anacquata, cioè non le trovo rilevanti, mi è sembrato politichese. Sì, mi è sembrato proprio 0-0 questa roba. Almeno per come mi è arrivata la Giovanni Albanese e poi Claudio Zuliani su queste dichiarazioni di Abodi. Ma che un ministro dello sport si faccia portavoce di un qualcosa che appare ingiusto mi pare normale. Che la politica comincia a fare il proprio dovere mi pare giusto. Spero non siano solo parole, perché l'ultima uscita sono giuste le dichiarazioni, dici, però le dichiarazioni mi sembrano in linea con un contesto che non può accettare che un club venga penalizzato e altri 8 no, avendo fatto la stessa cosa, se stiamo su un principio del rispetto delle regole. E tra l'altro non è cambiato nulla rispetto alla prima decisione di prosciogliere tutti. Le intercettazioni, bene, ma andiamo a capire qual è il contesto, andiamolo a studiare, andiamo poi a comprendere qual è il percorso giusto per salvaguardare tutto il mondo dello sport.
perché qui la questione, ripeto, non è della Juve, che il ministro dello sport entra nel merito di queste cose, a me pare normale. Spero non siano solo parole, perché vi dico anche, nell'ultimo bisogna fare in fretta, ribadito, Nell'ultima uscita ufficiale di Andrea Agnelli domenica allo Stadium, assistiamo tutti ad un bellissimo evento sulle seconde squadre in cui la Juve spiegava e raccontava la sua esperienza, e ricordo Gravina che disse: da qui a 100 giorni dobbiamo dare i nuovi parametri d'accesso ai club, perché dobbiamo metterli tutti nelle condizioni di fare la seconda squadra, così come la Juve, che ha avuto grandi benefici grazie al progetto Under 23 che poi si è trasformato in Next Gen. Io non ho contato i giorni, ma i 100 ci stiamo arrivando. È calato il silenzio. Quindi, per dire che non vorrei che nella fase calda della situazione, siccome il grande tema oggi è il caso plusvalenza Juve, il provvedimento, facciamo i manifesti, poi tutto magari si trasforma nel silenzio. Questo sarebbe gravissimo. Claudio, dimmi anche la tua su queste parole di Abodi, ci intravedi una luce o ci intravedi l'irrilevanza? No, o addirittura qualcosa di negativo? Io ci intravedo la tappezzeria, come sempre, metto una pezza e copro il buco della scivolata, ma non è quello il problema. Cioè, il problema secondo me è che non si vuole affrontare, ed evidentemente in questo paese non si vorrà mai affrontare, è un problema molto più serio del mondo del calcio, perché noi continuiamo a dire la giustizia sportiva, lo sport, la federazione. Il calcio non è più uno sport, è un'industria. E finché non affrontiamo questo problema saremo sempre qua in queste situazioni, perché lo sport è la scherma dove c'è una federazione che paga poco gli atleti. Il calcio è un'industria, è diventato un'industria che governa, e la Juve resta l'unica grande azienda. È un'industria, e l'industria deve prevedere nuove regole, una nuova figura professionale per gli atleti che sono in una situazione ibrida, una nuova regolamentazione della giustizia che non può essere sportiva, deve essere una giustizia ordinaria, perché è un'industria. Se vuoi vado avanti, ma ci mettiamo due giorni a elencare tutte le cose. Ma finché gli ultras, tutto, non è più uno sport condizionato da certi livelli di mala gestione, è un'industria, perché visto che parliamo dei giorni contati, l'autostrada, non mi ricordo quanti giorni fa è successa, ne avete più sentito parlare dell'autostrada Napoli-Roma? No, giusto? Qualcuno dice che Abodi potrebbe aver risposto in qualche modo ad Elkan, cioè è intervenuto il giorno dopo. Luca, mi dai? Ieri hai parlato con Barilla. No, devi tu adesso dirci come ti è arrivato Abodi. Ma allora, io Abodi lo vedo molto, anche Antonello Angelini che si prende... No, l'Abodi di oggi, eh? No, lo so. Non in generale. No, no, però credo sia interessante il generale. Ora poi vi dico anche quello di oggi. Credo sia interessante il generale perché è veramente un politico. E un politico io non lo dirò mai in senso dispregiativo, perché politico di per sé è una parola alta e bella, poi ci sono purtroppo delle degenerazioni molto frequenti, ma non era questo che volevo dire. Però è uno, come dire, equilibrato, non è uno da follie, da populismo totale. Per quello ero rimasto gravemente scottato dalle dichiarazioni si muore, si rinasce, non capendo. Lui ha detto sono stato male interpretato, beh, grave, perché lui sta nel calcio, a suo modo, quindi anche nel mondo della comunicazione, tra virgolette, politica, da una vita. Se non capisci la domanda sulla Juve, tu dici può morire. Stai già dando la stura a troppi commenti di chi conosciamo noi. Quindi questo, Luca, io lo vedo nella body politico, sono abbastanza d'accordo con voi che siano dichiarazioni, non so se irrilevanti, perché diciamo lui potrebbe anche fare dichiarazioni politichese dall'altra parte, cioè come dire io non entro in giustizia sportiva autonoma, se hanno deciso così ci saranno dei motivi, speriamo. No, ma irrilevanti, però poi c'è, dobbiamo fare in fretta, il problema va risolto, c'è una allusione. Allora, scusate, io no, siccome devo anche andare purtroppo, no, chiudo con questa, tutta la sensazione eccetera. C'è una, secondo me, dichiarazione da cui noi dobbiamo partire e tenere presente d'ora in poi, che è quella fatta da Scannavino quando dice cosa ha imparato da questa sentenza. Che può succedere di tutto. No. Che dobbiamo essere pronti a tutto.
ha detto, imparato che non possiamo più essere né ottimisti né pessimisti, ma dobbiamo essere preparati. Che tra l'altro vuol dire, noi possiamo avere tutte le ragioni del mondo, ma poi arriva uno che cambia le carte in tavola e mi dà meno 15. Non era rassicurante. Ha detto la verità, ma non è una verità rassicurante. Non è rassicurante. E non è neanche normale in un paese civile. Detto ciò, mi pare normale che il ministro dello sport scenda in campo di fronte ad una situazione del genere. A garanzia dello sport di questo paese. Claudio, intanto ti ringraziamo, tra poco lasciamo anche Giovanni, non so Luca quanto possa avere. Claudio, grazie mille, ci sentiamo presto, Claudio. Ragazzi, tenete duro e ricordatevi sempre che tra il 5-1 di Napoli e il 4-0 di Lazio-Milan non c'è differenza, perché c'è un divario di 4 gol e soprattutto che secondo in classifica siamo noi. Ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao Claudio. Claudio Zuliani, ciao Claudio. E Giovanni, allora ragazzi, ditemi un po', intanto... io non ho capito, Luca, scusa, quindi per chiudere prima sua body, Luca, per non evadere, per non schivare la tua domanda, dicevo, io le trovo, se dovessi dire più positive o più negative, se devo esprimermi, dico più positive, però sono d'accordo con te che sono dichiarazioni quasi dovute, diplomatiche, molto, cioè, non c'è un... di cose su cui non potrà intervenire, e aggiungo, probabilmente quando i buoi sono già scappati. E quindi quello è un tema, siamo già almeno 15, ora vedremo se intanto il CONI avrà dei motivi formali per annullare o meno la sentenza, intanto ce ne sarà un'altra, quindi io apprezzo in generale, comunque trovo più Luca, ecco la mia risposta, comunque trovo molto più adeguato che un ministro, pur con parole diplomatiche, tu le definite forse, no non tu, non so chi, annacquate o quello che vogliamo, che in generale risponda all'esigenza di un diritto chiaro, che spieghi bene, che non sia... come dire, giustizialista, ecco, questo lo ritengo in linea col suo ruolo istituzionale. Poi, è gestito resto, dalla pancia. Scusami? È gestito dalla pancia. Esatto, cioè non deve essere gestito appunto dalla pancia. Quindi questo lo ritengo istituzionale. Ovviamente non mi sposta a nulla, cioè non sono d'accordo con te che non credo che questo influisca in alcun modo, né che... anche perché, ripeto, lunedì, io lo continuo a dire, ragazzi, vi preparo, lunedì le motivazioni arriveranno. E le motivazioni saranno prese riga per riga dai nostri non amici e date come realtà, consolidate pure una sentenza, quindi stavolta almeno c'è pure un giudizio terzo, e date così. Quindi la Juve falsava i campionati, ha comprato Vlahovic quando non poteva, ha creato questo sistema con altre, delle altre non abbiamo prove o comunque non c'era sistema. Guardate il documento, dava le X, aveva fatto questo, non dava neanche un prezzo, metteva le X, quell'altro così. Cioè lunedì sarà un giorno difficile, poi da martedì ricominciamo a ragionare, perché poi le incongruenze, le cose si trovano, anche se ci sono, se non ci sono, lo vedremo e lo diremo, ma un po' ho il sospetto che qualcosa in punto di diritto ci sia, però ribadisco, rispetto a un proscioglimento di 6 mesi fa, e sulla medesima identica questione, senza avere però intercettazioni e documenti a supporto, e quindi staremo a vedere, ma lunedì preparatevi, perché quello che leggeremo là, nei virgolettati, sarà... C'era un sistema Juve. Quindi ETAC ha ragione. No, lunedì, da lunedì, chiaro, sempre con noi, sempre di più. Se escono la mattina, noi saremo comunque qua lunedì, alle 2, alle 6 e mezzo, alle 23, ci saremo e noi le analizzeremo da subito. Prendiamo... Detto sempre che l'accusa deve pur sempre tener conto della difesa. Cioè, cosa intendi questo in generale? Dici in generale come principio o ti stai riferendo a qualche momento? No, come principio sempre. Certo. L'accusa c'è ed è giusto riportarla, c'è una difesa che deve però sempre avere però stavolta sarà quantomeno una sentenza e ti diranno hanno sancito che sarà così, quindi sì, sarà, ma sappiamo già che si sta preparando ricorso, quindi da questa accusa nasceranno poi tutti i punti deboli. Certo, non è definitiva, rafforzare, diciamo, non è una sentenza definitiva e comunque andrà giudicata. Però ve lo dico, per lunedì dovete esserci, come? Perché noi vi diremo intanto cosa dice il giudice contro la Juventus. E ripeto, dirsi sempre no, non c'è niente, non aiuta. Io ve l'ho detto prima, la sentenza. Diffidate da chi, dagli ottimisti che vi dicono sempre tranquilli così. Un tema è scovare le incongruenze e auspicare che ci siano giudizi molto ponderati così. Altro è dire che le cose andranno in quel modo. E quindi noi lunedì intanto andiamo a conoscere cosa viene detto della Juve. Dobbiamo essere più preparati e conoscerlo perfettamente. Quindi non è assolutamente inutile prendere ferie. Vi preparo perché sappiate che il momento più difficile, dopo quello dei 15 punti che è stato peggio,
arriva lunedì, perché daranno per scontato che sia tutto vero, ufficiale, certificato e reale quello che verrà scritto in sentenza. Mentre, lo ribadisco, le sentenze si accettano e la Juve le ha sempre accettate, lo ripeto ancora, perché accettate cosa vuol dire? Vado subito in Serie B, non promuovo mezza sommossa o cose sovversive, faccio i miei ricorsi giudiziari, peraltro alcuni purtroppo non li ha fatti, tipo il primo Altar, e li faccio dopo, tutte cose previste dall'ordinamento, quindi non c'è nulla di non accettato, e metto il mio 38 dentro lo stadio, perché quello è il nostro orgoglio di scudetti vinti, e non vuol dire assolutamente non avere accettato o avere disatteso una sentenza, questo è l'equivoco grande che viene fatto, ma la sentenza, ricordate sempre, se si ha qualche ragione giuridica per farlo, può essere sempre criticata, perché ribadisco, se io invece dell'esame avvocato avessi fatto un concorso in magistratura, sarei un giudice, e sbaglierei, esattamente come posso sbagliare un atto giudiziario, quindi assolutamente sono criticabile, quello che non va fatto sono cose sovversive, tipo violenza o cassonetti bruciati, lo ripeto ancora, come accadde nel 2000 davanti alla sede della FIGC per il gol di Cannavaro annullato, è quello che io spero e prego il popolo juventino non farà mai. Tutte le reazioni civili, io per questo do atto anche delle proteste cui uno può aderire, può non aderire, così quando gli Juventus Club fanno qualcosa è nostro dovere dirlo, ma sempre solo se nell'alveo della civiltà assoluta. No, non credo che le avrà 2 o 3 giorni prima, boh, vedremo. Certo, comunque molte cose sono già uscite su questa sentenza. Giovanni, pochi giorni alla fine, vedi, leggete le decine di tweet di Zigliani su Dago Spia, ora non esageriamo, ragazzi, già non abbiamo tantissimo tempo libero nella vita. E senti Giovanni, che succede in una settimana da qui a fine mercato? Nulla? No, nulla no, credo possa succedere poco, quel no, poco. Scusami, sono per niente ottimista, vi ho appena detto, se mi dite influiscono in qualche modo positivamente, no, dico, mentre quelle di dicembre, positive o negative, dico nettamente negative, questo se devo far prendere la bilancia invita a essere chiari nel diritto e a non creare disparità, ecco, mi sembra questo il tema, ma io ottimismo, ragazzi, a me ottimismo in campo e fuori è molto difficile trovarlo, vai, scusami Giovanni. No, dicevo, nulla no, può succedere poco, quel poco è da ricondurre alla possibile cessione di McKennie, che mi pare sia entrato nell'ordine di idee che, insomma, può lasciare Torino, può lasciare la Juve, ma non vuole farlo a cuor leggero. È molto ambizioso, vorrebbe andare in Premier, ma per un club prestigioso. Ha declinato una serie di richieste che erano arrivate ai suoi agenti, sta approfondendo invece il versante Leeds, così come ad un contatto che per adesso si è fermato lì, ad un semplice sondaggio dell'Arsenal aveva dato un parere positivo. Sono, credo, ore decisive per questa possibile cessione. D'altronde, col rientro di Pogba, per McKennie c'è davvero pochissimo spazio nella Juve. Allegri lo sta adattando da esterno destro, ma anche lì Cuadrado è ormai pronto per riprendersi il posto da titolare. Tornerà De Sciglio, ci sono altre soluzioni. Insomma, l'esterno destro non può essere McKennie. Eventualmente senza McKennie dici si fa poco o nulla? Senza l'uscita di McKennie si rischia di far nulla. Se va via McKennie si valuta un'opportunità di un esterno, ma un'opportunità, per quello che mi risulta, con un prestito senza obbligo di riscatto per la prossima stagione, quindi qualcosa che possa dare una soluzione da qui a luglio. È sempre con costi pari quasi a zero. Il tutto credo sia intrecciato anche alla situazione Kulusevski, perché il Tottenham ha obbligo di riscatto con la qualificazione alla prossima Champions League, mi pare la metà delle presenze disponibili in questa stagione. Diciamo che la presenza di Paratici al Tottenham ti dà la possibilità di vivere con più serenità l'eventuale diritto di riscatto. Però l'inibizione di Paratici credo metta anche un po' in discussione la sua posizione al Tottenham, ci sarà da capire. Conte ha già fatto capire che non rinnoverà al Tottenham
Ma questa insomma, Allegrata 2027, io premetto, io non ci credo, e non so se l'ha scritto Giovanni, Luca, premetto, quindi non è una cosa contro un vostro... No, non è una mia notizia, okay. Onestamente non lo so, ma ieri ho fatto davvero altro, quindi non... Ecco. Scusate, ma lo dico prima io, ora voglio sentire anche Luca. Poi Giovanni, tu puoi rimanere qualche minuto o devi andare? Dimmelo che tanto che stai con... No, posso rimanere. Ok, allora siamo... No, su Allegri io vi dico solo questo. Dimmi. È evidente che le parole di Elkan di un po' di tempo fa avevano un senso. Avevano un forte significato sulla posizione dell'allenatore nel presente e anche nel futuro prossimo. A me risultava che Allegri si poteva mettere in discussione solo nel caso di una mancata qualificazione alla Champions League prossima. È anche vero che questo meno 15 va a rimodulare un po' le percezioni sulla classifica e sul resto. È anche vero che in questo momento delicato serve un allenatore e una guida, un riferimento esperto che sappia, conosca le dinamiche di un club come la Juve e che possa anche fare un po' da parafulmine nei confronti di una rosa che capiremo se sarà necessario rivedere nel futuro prossimo. Oggi è troppo presto per dirlo, anche perché, ripeto, il club spera da qui a marzo di riavere i 15 punti in classifica. Tutte le altre situazioni extracampo si dovranno affrontare e oggi dire il prossimo anno la Juve sarà... è un errore, no, infatti, è un errore per tutti. Voglio sentire Luca, io su questo voglio dirvi, io sapete non ho notizie di mercato, se ce l'ho ve lo dico, ma capitano casualmente, però non ci credo neanche un po' per un motivo, perché Giovanni ha detto bene, in questo momento ci vuole un allenatore solido, saldo, che conosca le dinamiche, però l'allenatore c'è, l'allenatore non ha un contratto che scade a giugno, là capirei un rinnovo, come dire, anche psicologico. A due anni e mezzo. O uno e mezzo. Sì, 2025. Ah no, due e mezzo, giusto, due e mezzo. Ragazzi, ma quale sarebbe? Ma neanche Allegri lo chiede, secondo me, oggi, che non sa dove sarà la Juve, come di stare fino al 2027. Peraltro vi dico di più, che paradossalmente, al di là che ci piaccia o meno, sarebbe quasi un segnale di grande reinvestimento della Juve, che nel momento in cui non sa bene cosa affronterà, si mette a dare 6-7 milioni per altri 5 anni a un allenatore. Ragazzi, io posso dire, non ci credo. Ma ripeto, non so neanche chi l'ha scritto e dove, lo dico sinceramente, ma non ci credo neanche un po' proprio, anche se me lo dicesse Luca qua, dico ti ascolto, e Giovanni, vi ascolto perché so che siete gente seria, ma non ha senso, quindi non lo so. Luca, dimmi la tua però, perché io non ti ho sentito sul ruolo di Allegri. Te la riassumo così, per quanto ho messo insieme oggi, esistono comunque delle ipotesi di progetto in seno alla società, come giusto che sia. La famosa fase 2 un giorno o l'altro inizierà, abbiamo capito che non è imminente, e non è irreale il fatto che uno dei due o tre progetti ipotetici, quello forse più conservativo dal nostro punto di vista, includa la possibilità di valutare un patto con Allegri. Ripeto, è un'ipotesi, secondo me non era primaria, ma non è del tutto da scartare, con tutte soluzioni interne, calvo che possa anche rimanere nel tempo CFO o AD lato sportivo, Manna direttore, Tognozzi al capo scouting prima squadra, ma se non lui ci sono già figure interne alla Juve, non voglio fare i nomi, ma insomma, ma si sanno chi sono i possibili candidati. Tognozzi è comunque un dirigente giovane che ha fatto dei percorsi anche all'estero, ambizioso, può darsi che gli senta stretta la situazione o che abbia delle offerte. Quindi, se non lui, comunque un'altra soluzione al capo scouting, e a quel punto non avrebbe del tutto dell'irrazionale proporre ad Allegri un patto ancora più saldo a livello contrattuale, a patto, scusate il gioco di parole, che ci sia sostanzialmente una spalmatura del contratto. Ah, certo, che... chiaro. No, ma te lo dico perché mi è stato proprio spiegato, cioè ci sono tre linee verticali, una di queste linee verticali che forse è la più si salvi chi può di tutte, non me ne rendo conto, include il fatto di Allegri dire stiamo cercando di fare tante cose per il famosa sostenibilità e forse siamo anche costretti a caricare di più in questo senso se le cose vanno in un certo modo,
noi però riteniamo te una figura di un certo tipo, adesso io la dico in maniera veramente grezza, abbiamo 2 anni e mezzo in cui ti dobbiamo 15 milioni, adesso dico una cosa, noi guarda, ti proponiamo 18 e facciamo, o 19, ma su 4-5 anni. Capisco che Letta, come ve l'ho detta io, è più un salvagente che un che bello, abbiamo un grande allenatore che può diventare un super manager con più poteri, perché poi con una linea di comando come ho descritto i poteri di Allegri si vedrebbero davvero, cosa che oggi secondo me invece non si vedono. Allegri non è del tutto convinto della cessione di McKennie, vorrebbe essere garantito su una sostituzione anche se non di primissima fascia, ma queste cose oggi non le decide lui, quindi non c'è quel ruolo di super manager. In quel scenario 2 o scenario 3, in quella linea che vi ho descritto, verrebbe anche inclusa la possibilità di... Perché dico questo? Perché i rumors relativi a questa notizia, che non è di nostra matrice, accreditano il fatto, su cui io non ho possibilità al momento di potervi dare conferma, del fatto che John Elkann e Allegri si siano incontrati e che sia stato in qualche modo anche già paventata in maniera così, magari anche per sondare questa ipotesi al mister. Io non ne ho controprova, ma mi è stato spiegato che la linea che metterebbe Allegri ancora più al centro, ma con lui che fa anche un passo verso la Juve, è una linea tutto sommato iperconservativa, forse definirei d'emergenza. No, questo mi è chiaro, io vi dico la verità, comunque... Hai capito quello che dovevi capire? L'hai capito. Sì, ho capito, cioè tu dici non è che ci sia fiducia sconfinata, ma anche per abbassare i costi annuali, no, questo intende dire, quello va bene, è un discorso meramente economico, ma ovviamente non vorrebbe dire che per Allegri non è che per questo poi Allegri può restare 5 anni. Ripeto, lui è un contratto che scade tra 2 anni e mezzo come progetto, 2 anni e mezzo comunque la si pensi. Sì, 2 anni e mezzo nel calcio, ragazzi, sono... Appunto, dico... Anche se il più grande allegrista del mondo, 2 anni e mezzo ha tutto il tempo per svolgere fino in fondo il suo percorso, qualunque esso sia, quindi non ha nessun senso oggi, io quello intendevo. E prevedi un esodo? Scusa la domanda stupida. Allora, metto così, al momento, se io dovessi descrivere delle tracce di vero amore tra questo nuovo management e Allegri, io al momento non le ho. Ecco. No, quindi però ci sta che in mano a chi dovrà comunque prendersi la responsabilità di gettare un amo verso il futuro e sa di non poterlo fare ad agosto, tra 8 mesi, ma lo dovrà affrontare questo fascicolo tra 2 mesi, tra 3 mesi, al più tardi ad aprile, esiste anche questa linea che verticale che ti ho descritto in maniera molto chiara. Mi è tutto molto chiaro. Allora, fammi vedere un po'. Intanto, scusami, siccome non lo stiamo facendo da un po', fammeli dire un minuto gli ultimissimi abbonati. Abbonatevi, ragazzi, la battaglia, le battaglie le combattiamo insieme. Lascio gli abbonati. Lascio gli abbonati a te. No, mi piacerebbe lo facessi tu. Dai, che poi No, li lascio a te perché stai crescendo in maniera esponenziale, quindi mi stai prendendo i fondelli. Non voglio tarpare questo volo, io voglio ringraziare Mauro da Cuneo, anzi da Busca, provincia di Cuneo, perché lui oggi si è gettato su la maglietta di Juventus, non muore letteralmente mai, e noi fa una punta d'orgoglio sapere che comunque il fatto di esserci tutti i giorni fa sì anche che ci si fidelizzi, quindi ho visto che l'ha acquistata, li trovate su juventusstore.com, grazie Mauro, e soprattutto a quelli che pensano che cosa rischia juventusstore.com, adesso facciamo vedere il promo, però voglio dire a quelli che dicono ma cosa rischia Juve, ha portato sfiga, no, anche quella è un dogma eterno, che ci diano 0 meno 40 la B, sarà sempre certo. Così anche il prossimo anno sarà così, anche tra 2 anni, ovvio. Quella è quella che metto subito, proprio se ci mandano in B, cosa rischia la Juve. Allora Luca, volevi vedere il promo, però io volevo... Vabbè, lo facciamo anche perché sta per arrivare la maglietta delle magliette, tra poco, ragazzi. Quella è bella. Vedo perché dovrei leggere...
quando qualcuno mi scrive Zampini straziante quando legge gli abbonati, non so perché lo dovrei fare, ma metto da parte l'orgoglio, lo metto da parte, ma non credere che io non capisca quando mi prendi per i fondelli, Luca, e quindi metto da parte l'orgoglio e metto Sandro Graal, bello Sandro Graal, Francesco B07, Agita Cristi, Taps24, Mirko Calzolaro, Salva JFC, Juventus Football Club 74, ha regalato un abbonamento, grazie, è sempre un modo che apprezziamo molto per estendere la nostra community. Davidino Treseghe dice un anno con voi, grazie Juventus, ma prima come facevo? Bella domanda. Panino con Salamino, grazie Panino con Salamino. Secondo mese, sono i miei preferiti. Daniele Centofa, allora leggili tu, ti posso dire? Io leggo i dettagli, le sfumature. Daniele Centofanti, Malivale 77, Ale Tor, Giorgio Pianchigno, e poi dicono i nomi, c'hanno senso, no, Giorgio Pianchigno, Nessuno 80, Forza Juve, che è sempre il messaggio più bello, Max Mag 63, Simo JDS, Carlo Cooks, Saro 1973, Saro, fine alla fine, Paul Odia, Audia, come lo diresti Luca tu? Paul Odia, cosa che faresti? Paul Odia, ragazzi! Paul Odia! One Guitar Man! Ma veramente? Ci dice, non so su cosa. Gian Mattiax, il Conte Caccamo, addirittura. Cotanto. Poi, Jack 22, Ari Yari 10, salutiamola Ari. Poi, Cavallo Poltrona, Alex 78, Jager 0590. Preso in ma mezzo, quindi, Giovanni ha preso in mezzo a questa roba da parte. Jager, ma ora lo salviamo. Jager, ma signori, per quale motivo quindi ci hanno bastonato? Ha chiesto due ore fa il povero Jager. Che risposta vi date? Beh, in queste due ore qualcosa insomma è stato detto. Intanto in questo minuto si sono abbonati Mr. JB, Tupacamaru 90, saluti dal Canada, ciao, Ram 82, Danson Metropoli, Davide Zac 21, Crazy Trader 77 e così via. Zizulandia, il mitico, 25 mesi. Basta. Come sono andato? Allora, su Holm, lo Spezia esclude qualunque trattativa per la cessione, salvo offerte fuori mercato che non ritengono di avere dalla Juventus in questa finestra di mercato. Questa è una posizione sostanzialmente diretta che vi porto da parte dello Spezia, che è, da un lato dice di non essere in possesso di nessuna offerta della Juventus ufficiale per Holm, come non l'ha avuta quella ufficiale per Kivior, sapevate delle quattro offerte e poi alla fine è stato Arsenal, escludono la cessione, non è nei loro programmi assolutamente la cessione in questa finestra, hanno la pancia piena di Kivior, immagino che siano tranquilli, tra l'altro una proprietà anche abbastanza solida. Per quanto riguarda McKennie, chiedevano una percentuale che non sia 50-50 sull'uscita, Giovanni. No, sull'uscita 70-80, credo... Ah, sì. Beh sì, condivide anche Luca, vedo che annuisce, siete d'accordo? Secondo me sono ore decisive, stanno lavorando, il giocatore ha capito che il Juventus rischia di avere davvero pochissimo spazio, gli agenti stanno lavorando per accontentarlo. E poi ha capito un'altra cosa Giovanni, l'apertura a Leeds, credo. Io sono tre settimane che lo spinge fuori, lui questo lo percepisce. Sì. Allora diciamo così. Leeds, che non è quel club che forse lui sogna, perché lui vorrebbe un club prestigioso, però il Leeds comunque, ecco lì troverebbe un allenatore americano, un contesto che lo mette davvero al centro dell'attenzione totale, e magari può essere la porta secondaria per entrare... è vero che i suoi agenti hanno trovato l'accordo, in che senso? Che il Leeds avrebbe detto sì a tutte le richieste degli intermediari, ovviamente per conto sì, aspetta, mercato. Bisogna trovare l'accordo con la Juve adesso. Sì, io credo che l'accordo con la Juve, lo dico sinceramente, sia il problema minore. Siccome il Leeds sa le condizioni della Juve, le sa da prima di quanto sapesse le condizioni di McKennie. Però attenzione, un conto è fare determinate richieste e ottenere dall'altra parte, ed è quello che poi la notizia di oggi che ha dato Sky, eccetera, l'accordo nel senso, per come arriva Medi, non è accordo, sono stretti la mano, facciamo sì, non è ma fatta. Il Leeds però ha dato l'ok a tutto ciò che sostanzialmente è stato chiesto, come ingaggio, probabilmente anche come intermediazioni, eccetera.
il giocatore è pensieroso, però conosce fin troppo bene la posizione della Juventus, che su di lui ormai da un mese è molto molto chiara. La Juve si augura questa cessione, poi è chiaro che non viene a sventolare 4-20. Tra l'altro Allegri se McKennie resta non è scontento, eh. No, vediamo. No, assolutamente, però io ti dico una cosa. Non ha potere di veto qui, eh. Però io ti dico una cosa, mi risulta che anche a fine agosto il giocatore valutava la possibilità di andare via, quindi non è una cosa che sta scoprendo ora, è un qualcosa che ha avuto il tempo di digerire, ecco. Grazie Giovanni. A voi, buon pomeriggio. Grazie Giovanni Albanese, grazie mille. Ciao. Ciao, 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 ciao. Lucone, che dici? Dico che hai fatto una gran bella puntata, che ancora una volta hai fatto una gran bella puntata. No, a parte abbiamo, ma poi no, però mi è piaciuto anche avere intanto Stefano Salandino, lo conoscevo, e dai suoi spunti originali interessanti, no, anche uscendo dalle nostre... E Francesco Andreanopoli è stato bello ritrovarlo, anche perché, come hai detto tu, lo usiamo per il diritto sportivo, ma lo usiamo anche per il calcio. Quindi, sì, no? Sì, sì, sì. E poi si esprime molto bene, piacevole. Poi c'era la passione di Claudio, c'era Giovanni, che comunque le sue notizie ce le dà sempre. Ma io non so, oggi non ho fatto molto, a dire la verità. Io mi affido molto agli ospiti. Oggi però non c'era il contraddittorio. Cioè, a me non c'è qualcosa che mi manca se non c'ho un non juventino dentro. E lo porterai quando? Venerdì? Lo voglio, prima o poi un Franco Ordine, uno di questi, lo stesso Fabio Ravezzani, cioè voglio uno che non è, almeno non è juventino, voglio, non so, tra noi ci diciamo tutti che è così, ma per carità, con argomentazioni, al di là di qualche momento passionale, soprattutto passionale che serve, con Claudio e compagnia, il resto è stato tutto anche da Francesco, da Stefano, documentato, Leonardo Dorini ha parlato di questa cosa, Luca, veramente assurda, hai capito del valore reale come è stato calcolato? Vabbè. Cioè che la Juve scrive valore reale e quindi Bonucci sarebbe zero, ed è, boh, non lo so, che vi devo dire? Comunque, vabbè. Tu, Lucone, che dici? Tu cominci a percepire un po' di pessimismo diffuso, hai fatto bene a dirlo, io mi incavolo perché non io mi domani... piace... Sai cosa, sì, Luca? Sì, no, ma è inutile che ci... No, sai perché? Perché non mi va a un certo punto girarci troppo intorno a questa cosa. No, benissimo, hai fatto bene a dirlo. No, sai perché non mi piace? Non che tu l'abbia detto. Non mi piace il pessimismo. Sai perché? Perché io nel diritto, veramente, sembro veramente penoso in questa cosa, ma voglio, perché non è che siamo tutti esseri umani, però non voglio che un mese prima, e per questo mi arrabbio sempre con i giornali così, cioè non è la partita di calcio, che dico guarda io tra un mese batto il Real, vedrai, oppure non batto il Real, sono pessimista, perché sono in difficoltà, là ci sta tutto, sono percezioni, mi possono fare piacere o dispiacere. Nel vorrei diritto, prima che le difese abbiano parlato, che abbiano spiegato, che abbiano detto la loro, che si sia sentito qual è il deferimento, per cosa, letto, prima che ci sia quindi il giudice di primo grado, prima che ci sia quello di secondo, prima... Cioè, a me la dire, ci danno altri 30 punti, l'ho saputo, allora non chiamiamolo complotto, chiamiamolo come ci pare, ma allora semplicemente un accordo politico ci massacra. Era proprio questo che volevo ricordare per la seconda, diciamo il secondo filone, quindi quello della cosiddetta manovra stipendi, lato giustizia sportiva, non è stato ancora emesso il deferimento, ok? E mi è stato anche detto che è scientifica questa cosa, cioè c'è la scelta di chi ne è di aspettare un po' più in là, probabilmente di aspettare il GUP e poi di emettere il deferimento per possa, la Juventus. Non credo possa, come termine non può, però forse sta rinviando per fare il deferimento, sì. A quel punto la Juve c'ha tipo, non so se prima di un mese non ci sarà, non mi ricordo come funziona esattamente la giustizia sportiva. Comunque è scientifico, ecco. Okay, spiega cos'è il deferimento, così tutti lo sanno. Il deferimento è l'atto di accusa nel circostanziato con gli articoli di riferimento, dicendo io accuso, cioè accuso, so, vabbè, deferisco, lo dico in modo semplice e a tecnico, non mi interessa fare il giurista qua, però sostanzialmente deferisco la Juventus, Agnelli, quello e quell'altro per gli articoli XXX per XXX, e poi c'è ovviamente tutte le argomentazioni, così insomma, quindi del vero e proprio atto di accusa che nella, che ne so, nella giustizia penale poi diventa la richiesta di rinvio a giudizio, nella giustizia sportiva del deferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, io sono giustizia amministrativa, che è proprio un'altra cosa, perché là tu impugni un giudizio, un provvedimento amministrativo, e quindi sei tu paradossalmente che fai
che introduci un giudizio di solito, quindi vabbè, comunque insomma, questo è un dettaglio poco interessante. E che dici, Lucone? Che dici? Ci vediamo domani. Scusa, io Luca, domani Luca andrò a vedere, andrò a vedere da vicino lo stato dell'arte dei nostri, soprattutto di Dusan e Pogba, che dovrebbero avere allenamento con la squadra in mattina. Nel pomeriggio, sessione quasi straordinaria, nel senso che ci sarà un test interno con la Next Generation, proprio utile sia per riportare al regime Quadrado, per vedere insomma come stanno, come sta la truppa, eccetto forse ancora Bonucci e De Sciglio, ma soprattutto per mettere diciamo in condizione di simulare un qualcosa di vicino a una partita proprio Dusan e Paul. Io domani mattina sarò all'allenamento della Juventus, quindi conto di esserci nel pomeriggio, vediamo con quale formula mi essere qua con voi, perché voglio portarvi proprio le, non solo quello che ho visto, ma anche le sensazioni, guardando la squadra allenarsi, sui singoli, sull'atmosfera, e poi insomma quando capita l'occasione per noi, ovviamente, che ci facciamo da interfaccia, no, anche un po' tra i tifosi e il mondo Juve, raccontarla un po' più da vicino, con, visto anche la novità, le novità del nuovo corso, capire un po' se ci sono dei anche delle tecniche gestionali di gestione anche dei rapporti con noi giornalisti, magari che sono in mutazione oppure no. Allora Luca, noi stasera per ora non è prevista una diretta, ma voi lo sapete come siamo fatti. Siamo gente strana. Domani alle 14, Luca, so che hai già sentito, abbiamo già sentito Nicola Balice, vedremo un po' chi altro. C'hai già qualche anticipazione o ancora non ce le puoi dare? No, ho detto, guarda, l'anticipazione è questa. Io porto sicuramente, sono notizie e notizie, ma la testimonianza alla mia maniera la porto, mi fa piacere, adesso è tanti mesi che non ho modo di assistere all'allenamento della Juve, sono contento. Sarà bello sentirti. Sì, sì, e sì. Vlahovic e Pogba, ricordiamo poi, c'è il campo in qualche modo, è chiaro, siamo presi io per primo molto più dal... Ma ieri mi ha scritto il buon Cataldo Entrieri, l'avvocato che stiamo citando spesso, mi ha scritto, ma questa squadra è un disastro. Alle la sua, mezzo. La sua. Io, appunto, io ero in giro, no? E dico, ma chi vuole adesso? Scusami, pensavo parlassi ancora della Juve così. E poi mi ero scordato che ci fosse Lazio-Milan, per dire che era proprio qua a Roma, e me ne sono accorto poi per il traffico al ritorno. Ecco, che non è stata una cosa simpatica, dopo aver mangiato qualcosa fuori, anche perché io abito in zona stadio, quindi non è stato il massimo. Là ho capito che c'era Lazio-Milan, però. Peraltro disastro. Te ne sei accorto. Disastro Milan assoluto, Luca, l'hai vista tu? Problemi loro. Perfetto, questo mi piace, non ce ne può fregare di meno. Gelidi sul campionato, vedi, questo è il modo. Il vero discorso, secondo me, ancor più che disdette o non disdette, noi abbiamo letto oggi, ragazzi, il comunicato dello Juventus Club Lazio, pure con Hamburgo e Berlino, e ripetiamo, ne arrivano un sacco degli Juventus, non dello Juventus Club Lazio, poi mi sono espresso male, del, perché sapete, non ce n'è uno di Juventus Club Lazio, del coordinamento, no, degli Juventus Club del Lazio. Questo è ovviamente, mi pare evidente, l'abbiamo letto, sappiamo ce ne sono tantissimi praticamente uguali, dove l'invito è intanto civile, non violenza e tutto il resto, questa è la cosa che mi preme di più, poi disdette, revoche, manifestazioni, ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole, noi lo leggiamo, ogni volta ci arriva un vostro messaggio, i tifosi juventini li leggiamo, l'unica cosa che, non dico pretendo, ma che spero da tifoso juventino, è, ripeto, non diventare mai quelli che pensano di ottenere le cose in modo non civile, ecco, questo non mi piacerebbe, e tutto il resto invece è ovviamente legittimo. Ecco, la protesta di Gianni Play è questa: lui ha disdetto luce e gas, fai poco lo per sbaglio, per sbaglio, esatto, fai poco lo, c'è anche il Nord America, ce ne sono tanti, devo dire, anche da fuori Italia, oggi in uno francese ho visto da Salvatore Cozzolino che è scatenato, Luca lo sai che Salvatore è scatenato e compagnia, e lo ragazzi, so, questo so. L'invito, allora una cosa, no, che ieri mi hanno invitato in un podcast di tifosi del Napoli e io sarei andato con grande piacere, poi ho visto il primo commento era di Rubentus Style che ha ricevuto il like da uno dei partecipanti, l'account era Rubentus Style, ho detto oddio fammi vedere un attimo cosa scrivono, e in mezzo c'erano auguri di malattie, siete il cancro del coso, sparite, estinguetevi. Io ripeto, questo è il clima. Mentre io lo so bene che i tifosi, anche tra i tifosi juventini, è pieno purtroppo di gente che scrive cose orrende, e lo so benissimo e le condanno in modo identico, quantomeno spero e credo, e se no vale uguale per loro, che tra coloro che hanno podcast seguiti da qualche centinaio, decine, migliaia, non lo so, decine o migliaia intendo di persone,
tra quelli più responsabili, lui era vice direttore, ho letto, un altro vice direttore di Napoli Network, che viene spesso ritwittato proprio dall'altro vice direttore. Cioè, ragazzi, almeno tra chi fa comunicazione, malattie, siete questo, estinguetevi. Io questo linguaggio sono uno apertissimo, inviterebbe qua chiunque, e non vedo l'ora di dibattere su queste questioni con un amico. Ho provato a farlo con l'amico Raffaele Auriemma Pressing sulle questioni di Juve, di Napoli, ma a quel livello non si scende mai, questo mai. Quando è stato, Salvatore, quando è stato da noi? Quando è stato? Sabato? No, non è stato da noi, lo abbiamo invitato, ma non è stato da noi. Non è venuto a trovarti l'altro giorno? Eh no, perché gli ho mandato il link, ma non l'ha visto dopo, mi ha detto era in aereo. No, esatto, le mie risposte, al di là di percularle o meno, le mie risposte devono essere anche quelle sempre civili. Anche che poi lui ha scritto, dopo, questa persona ha scritto Zampini mi ha mandato la gente contro me. No, le ho risposto, la verità non è questa. Ho allegato in risposta a te quello che scrivi tu, da buon consolidato metodo Zampini, raccontato da Veronesi nell'introduzione di quelli che, sì, di 3000 giorni, che ho ancora come tweet in evidenza su Twitter. E dire solo quello che avete detto voi, io solo quello, non dirò altro, non faccio un'altra valutazione, dico speravo che ti invitasse a essere più rispettoso, invece no, ti dicono Zampini mi ha mandato, vabbè. Ragazzi, questo purtroppo è il clima e non ci posso fare niente, ma ripeto, vale anche per gli juventini che invece di reagire argomentando, e ne abbiamo tante di cose da dire magari, su disparità di trattamento così, vanno a insultare quella, non è così, tantomeno minacciare, tantomeno così, però non devo insegnare io a nessuno, è semplicemente il mio pensiero. Vabbè ragazzi, Sapoglionico prima ha detto a me mi avete sempre insultato dall'inizio, c'è un motivo molto chiaro, Sapoglionico, anche l'hanno proprio insultato, sono fatti chiari, fatti concludenti. Allora, possiamo rispondere a chiunque. Allora, adesso regala 50 abbonamenti Sapoglionico e facciamo come se nulla fosse successo. Non è che possiamo rispondere a chiunque, ragazzi. Cioè, questo quantomeno era il vice direttore di un network napoletano, cioè aveva un suo ruolo. E non è che io possa rispondere esattamente a chiunque. Tra l'altro mi tagga ogni giorno il Bonduppli. Allora, ragazzi, quindi ok. Dopo lo tagliare ci può risolvere solo con Chievo, Juventus Women alle 18. Perfetto. Tifiamo Juve sempre in tutti i campi. Monblano è ancora offeso con me, dice Marco Era. Cos'è successo? No, potrei dire una cosa ancora più offensiva. Io non ricordo chi sia Marco Era. No, Marco Era è venuto a trovarci. Tutto sì. Ma non ricordo perché Monblano, diccelo Marco Era in un messaggio. E poi... infatti, diciamo che non mi sono... Mandiamo un saluto a... Non mi sono segnato nomi. Si è collegato da Cambridge. Ah, grandissimo. 1-10, Cambridge. È 1-10 da Cambridge. Ragazzi, hai conferme dell'interesse? No. Luca? No, al momento no. Non ho interesse, non ho conferme su questo. No, volevo salutare my friend from Cambridge. Ma che sai? Ma che è tuo? Le Cambridge c'è un negozio di dischi pazzesco. Oltre all'università. Pazzesco. Quindi vai per conto mio e mandamene uno a tua scelta. Ma ti conoscono? No, perché sono passato che ero ancora un signor nessuno all'epoca. Aia, a Clone Zampi, tu ti chiami Clone Zampi, Mombli non ha voluto regalare il libro all'Eventibus. Lo so. Ma come? Non l'ho regalato a tutti? Marco Era, gli ho detto di uscire per non rientrare più una volta in chat, era, vi ricordo, era solo per far polemiche gratis e prive di fondamento, ma lui uscì. In effetti non rientrò più, dice Monblano. Ma forse era perché avevo il cellulare scarico, secondo me. Allora, siete la luce pilota per un popolo intero, non vogliamo questo ruolo di responsabilità. Però ecco, se ci date un aiuto a espandere, per esempio, l'altro giorno, ripeto, Cataldo Intrieri ha parlato per un'ora qua. E io invece sono felice che Tutto Sport l'abbia fatto e che si stia diffondendo tanto. E io continuo a dire, compriamolo sto caffè al giorno per Tutto Sport e abboniamoci, però ecco, se faceste uscire anche la nostra diretta con Cataldo Intrieri, oltre all'intervista di Tutto Sport, sarebbe bello, è stato un'ora a spiegarci tante cose, più ci aiutate e più ci conosceranno, anche tra i vostri amici tifosi juventini, credo che sia un altro modo, no? Di sostenere qualcuno che aiuta. Alfavano, non ci vedo nulla di spazzatura. Aspetta, Salvatorone Cozzolino mi ha scritto qualcosa. Ci stava ascoltando, ha detto che viene domani. In ufficio fino alle 18 almeno, dice lui. Per questo con noi è difficile, ma quello era un sabato, ma era in aereo. Era sabato. Sì, è vero.
quello era sabato e quindi è un po' difficile. Lo faremo magari o in un 38 minuti lunedì, il giorno post motivazioni, o in un serale anche. In un serale ci può scatenare, ragazzi. Lo voglio da Mister Gatta il venerdì, Cozzolino ci fanno chiudere il canale la sera stessa. Però insomma, comunque, se lo seguite sui social ci sono tutte le sue anche iniziative. Allora, scusa, ha segnato la Juventus un bombo. Allora, ci sono i raccomandati, ci sono quelli che sono già in coda, eccetera. Ma se non senti nessuna di queste due fattispecie, fai così. Juventibus.com, entri sul sito, molto comodo. Nel menu trovi la finestra con il form da compilare. Ci arriva la tua candidatura. Se hai buone parole per noi, ti facciamo superare la fila. Come sempre succede qui ieri, in Italia. Ieri mi sono laureato, oggi sono qui. C'è qualcosa che non va, c'è non va che bravo. Ti sei laureato, no, che ti sei laureato e non hai seguito Barillà da Monblano ieri, quella è la cosa che non va, ieri c'era Barillà, dici via quelli, scusate, ma oggi io c'ho Antonio Barillà sulle parole di Elkan, sulla stampa con Luca Monblano, fermi tutti, si può spostare la sessione di laurea. Vabbè, Luca, faccio un du-du-du a casa, ma ragazzi, là veramente ha smesso di giocare Vlahovic dalla maglia. Non l'ho vista la disputa da Ciago Pistocchi. Tu l'hai vista, Luca? No, adesso vado a vederla. Ma scusate, è su Twitter o è... Twitter, mi pare. Non so nulla, pensate, non so veramente nulla di questa cosa. Sì, venerdì ci sarà la vera prima puntata della Gattabuia. No, forse, ma però il nome... Forse. Però Luca, cambiagli il nome, facciamo una nuova cosa in Gattabuia. Ma non è Gattabuia. Lo so, vogliamo Gattabuia noi. Ormai quello deve essere il titolo, ragazzi, della prigione della Juve. Voglio Gatta Buia. Ed è dove finiremo se lasciamo uno spazio a Gatta sul serio. Ciccetto, da quando esiste Juventibus? Ripeto, Juventibus nasce mentre te dormivi, passione Juventus, e la ronfavi guardando tutti i media che non ci amano, dal 5 maggio 2013, ovvero sia il giorno in cui stavamo per vincere il secondo scudetto di 9, non so se ti sei accorto, ne abbiamo 29, e là c'era Juventus. Tu stai parlando del canale, e anche il canale nasce quando eravamo lì a giocarci lo scudetto con Lazio e compagnia, e l'abbiamo vinto. Allora, comunque, se per sbaglio le motivazioni vengono anticipate a venerdì, Gatta salta di nuovo la puntata. Per fortuna mi risulta da fonte piuttosto diretta ma sai che arrivano lunedì. Lunedì, va bene. Sì. Ma diretta. Ciao a tutti, ciao Massimo. Gratta capo. Vedevo il botta risposta Zamp Mombi sul bus a Bologna. Ragazzi, cosa farete per il decennale di quest'anno? È vero, 5 maggio 2023 sono 10 anni di Juventus, ci sarà un Eventibus. Ma noi, Luca, un evento invece nostro, non pretendo di rappresentare nessuno, tutti i tifosi juventini così, credi che in questo momento, sai che Cruciani spinge molto, dice siete voi in grado di costruire una bella cosa con giuristi, giornalisti, di cui eventualmente qualcuno possa parlare. E teoricamente andrebbe fatto tra un mesetto, non tra 10, perché dovremmo ragionarci. A teatro? Che dici? Ma a teatro o in uno dei nostri locali o... quasi a teatro. In uno dei nostri locali sembra che possediamo locali. No, nei locali siamo già stati. Vediamo un po'. Va bene, io devo andare. Ecco, casino no, casino nel senso bello, ragazzi, non nel senso brutto. E Luca, mi fai ringraziare tutti, così salutiamo. Oggi ringrazio Stefano Salandin, ringrazio Francesco Andrianopoli, ripeto Fletcher Lind su Twitter, ringraziamo Giovanni Albanese, Claudio Zuliani, ringraziamo Leonardo Dorini, ringraziamo Lucone Monblano, ringraziamo, non so, eravamo tanti. Ora non so, Blue Note, tanta roba. Vabbè. Ciao. Lucone, ci salutiamo. Ragazzi, come sempre, per voi, argomentare, abbiamo tanti temi da noi, qua ne apprendiamo tanti, argomentare anche fuori, questa deve essere la vera nostra risposta altrove. E poi l'altra è sempre una, sulla testa, ragazzi, su, non voglio vedere nessuno a teste basse. Caro Luca, a cominciare dalla Juventus FC, testa alta, lottare e cercare di ribaltare. Ciao a tutti, forza Juventus! A domani!